Tre teste per un Cerbero. Cerbero Podcast. Troppi goblin in questo mondo, non sarò un clochard né tanto meno un debe, perché ogni giorno hai intenzione di giocare anche grazie al Cerbero per il ride. Che schifo! Ciao amici, ciao, vi amo, al ciao. Vomito! Voglio bene amici, speriamo di rivederci presto, a Milano ci vediamo. Due schiaffoni non gli ho dati, anche perché quella è pugile, mi pista del botte. Però io ho rigato a... Ma guarda, io te... Ah, giovani fo! Ma che stai a fa? Ricordate che squali stanno arrivando! Regà, hello! Clochards! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Eravamo nascosti, io Gianluca, eccoci qui. Grazie per le sabbe, con chi stiamo a parlare? Con chi? Giovanni Fois, ciao Giovanni! Bella, benvenuto! Giovanni. Ciao, grazie a tutti! Ciao Giovanni! Buonasera! Buonasera, buonasera. Da posto, Giovan? Sì, si lagga giusto un po', ma ci siamo, eh. Ok, ma com'è sta location tipo Rizzo? Io, perché sto in macchina? Perché ho detto che devo andare a cena. Ma infatti qua tocca andare subito al sodo, perché sennò fai tardi. Sempre allora, a magnao. Oh. Sempre a magnao, infatti. Oh. Ma smetti, di magnao proprio in generale. Sì, ho fatto, ho smesso. Come stai? T'ha posto dopo sto casino? Dici un po', dici la tua. Allora, io sono appena tornato, sto ancora in jet lag, sono tornato stamattina dall'America. Quindi sto ancora un po' incoglionito. Bello. Che vuoi sapere? Dimmi, allora, noi oggi, vabbè, come sicuramente avrai visto, abbiamo commentato un po' tutta la vicenda. Dici la tua, nel senso, noi abbiamo letto delle storie, hai ascoltato le nostre opinioni, non mi sono piaciute, francamente. Diciamo che c'è stato un attacco diretto a Franchino, dici la tua versione. Allora, io sono venuto in live soprattutto per il fatto che ho fatto quelle storie e guardando quello che avete detto. Attento, ti stanno a rovinare! No! Attento! Si è rubata la macchina. Vabbè. Ah no. In live, arrivo. No, vabbè, rimane, arrivo. C'è gente in macchina, ragazzi, non ci fate caso. Ah, posto. Sembrava che mi stessero a rovinare. Sì, per un attimo. Stessano a pull up. Per un attimo sarebbe stato divertente. Comunque, quello che il motivo per cui sono in live è proprio per quelle storie, perché quello che avete detto oggi, io vi dico, ho fatto le storie, mi sono sentito un coglione 2 minuti dopo, ma quel che è fatto, se fanno le cazzate, va bene così. Detto questo, volete, cioè, sono stato interpellato parecchio sti giorni, quindi mi sono sentito, ho detto, vabbè dai, dico la mia pure io, dato che se no parlano tutti da un lato. Poi quando arriverà anche Franchino, non so se sarà in live o verrà stasera dopo, no, comunque. Non può, prossimamente verrà per un confronto, magari io... lo organizziamo, comunque dirà la sua, ovviamente diamo il diritto di replica a tutti. Ok, io sono entrato giusto per dire la mia, dicendo, cioè, parlo per me e basta, sulla vicenda. Mm-hmm. E parlo a ruota? Vai. Sì. Prego. Facci sapere. Allora, io di solito nella mia carriera ho imparato, 5 anni e mezzo ho imparato di farmi sempre i cazzi mia, di non risponde mai. Infatti quelle storie in cui ho risposto stai pure un po' di cattivo gusto, molto, però errare umano e va bene così. L'unica cosa che volevo specificare a chi commenta, cioè comunque io ho ricevuto tanti commenti, tra direct, commenti sotto i video,
è ovvio che parlare in un determinato modo porta le persone a parlare in un determinato modo, e va bene così, perché ognuno ha il diritto di dire quello che gli interessa. E l'unica cosa su cui non sono stato d'accordo, su alcuni riferimenti fatti verso di me e cose del genere, io ora non so se Franchino, alcune cose sicuramente, se Franchino alcune cose ce l'aveva proprio con me, e su alcuni sono convinto che non ce l'avesse in particolare con me, ok? E, però la gente ha fatto uno più uno dopo le mie storie e ha detto, secondo me è Giovanni, cioè sta a parlare di Giovanni, anche se magari ha detto cose che non c'entrano niente con me. Le persone hanno proprio indicizzato l'attenzione su di me. E io lì mi sono ritrovato in mezzo a sta cosa che non... non so, dire, cioè non, alcune cose proprio stronzate, ecco, okay. Tutto qua. Ma è vero che lui, diciamo... Lui, dette proprio dai follower che sono venuti da me a dimmelo. Mm-hmm. Perché lui non ha mai detto il mio nome in un determinato modo. Mm, sì, okay? Diciamo, in chat ci stavano a dire, mo, confermaci se è vero che tutto è nato perché ha parlato di quel ristorante dove tu avresti fatto una promozione, insomma, okay. Che sarebbe di un tuo amico quel ristorante. Allora, partiamo dal presupposto... che io a quel ristorante in particolare non ho mai fatto una marchetta, okay. Perché sono amico con i proprietari, e non dico una cazzata, sono sincero, sono amico con i proprietari da 3 anni e mezzo, da 1 anno e mezzo prima che aprissero il ristorante. E quando un tuo amico fa qualcosa ed è tuo potere aiutarlo, l'ho fatto. Il primo video l'ho fatto per quello, il secondo, il terzo e quelli via dicendo, è perché il pubblico voleva quello. Cioè, se mo potremmo di quello che ci pare nel 2022, ma nel 2020, 2021 le persone volevano quello, ci facevo 1 milione di views a video, ora vi è ma di che non lo devo fa, e a me non mi ha mai pagato nessuno, ho sempre detto la mia, ripetendo sempre che quello che dico nei video è sempre la mia opinione personale, come la dice Franchino la dico io, ognuno dice la sua, cioè va a specificare a sta cosa, ognuno ha il suo metodo per dire la sua. Sì, diciamo, era una sponsor gratuita per un amico. Dicono non è comunque sponsor la chat, in realtà non è, se non è pagato. Se non vieni pagato non so se sei, come dice Franchino, giustamente obbligato a mettere ADV. Se non vieni pagato ma non è c'è un favore, una è un favore che fa un secondo. Si può chiamare a favore, ma dal suo punto di vista è ovvio che ci sia la convenienza, ma la convenienza di qualsiasi YouTuber, si sta parlando di visual, se la cosa è messa sì. Così. Ma infatti qua la domanda sorge spontanea. Tu che cosa ne pensi di quelli che fanno quelle sponsor coi locali, particolarmente anche in nero? Allora, parlo per me, proprio solo, esclusivamente per me, perché non voglio mettere in mezzo nessuno. A me che mi vengono a dire, cioè, spezzo una lancia in favore di Franchino, no? Perché io il percorso solo ho fatto. Siamo tutti e due di Roma, c'è un passato... Aspetta un attimo. Ok, penso fosse la polizia, scusate, sono doppia fila. A Firenze. Ti ho visto, tipo una, io non ho mai fatto blu. Poi a parlare dei quartieri, giustamente, siamo cresciuti lo stesso quartiere. Nero, pagamenti in nero. Vabbè, comunque, mi ha fatto ridere. E venimo da una storia, non è uguale, però diciamo su YouTube siamo partiti tutti da là. E io, in 5 anni, se vi dico proprio la mia storia su YouTube... Tu, Davide, oggi hai detto una cosa sbagliata parlando della mia storia. Hai detto che io ho cominciato a fare food dopo. Se tu vai a rivedere il canale mio, il primo video è di cibo. È palestra e cibo. Cioè, allora, che cosa in realtà l'ho detto, E allenarmi. Ho detto che tu facevi video... Mi ricordo, facevi video misti sulla giornata e ho anche detto... Yeah. Comunque già dai primi video andavi a mangiare kebab, Arco di Travertino. Però poi l'impostazione... editoriale del canale l'hai completamente virata verso il food. Prima era più fitness, poi varie fasi ci sono state, quella powerlifting, mo ricordo, non ti preoccupare. Sì. E quello che ho fatto è stato fare food tour, ma da 5 anni fa ormai, mentre sto rottando, ok, fare food tour, ma tanti, cioè nella mia carriera ne ho fatti tanti, sia quando non ero nessuno, sia quando sono diventato più famoso. E quello che la gente non ha mai capito, cioè, ma poi c'è sta, perché ognuno può credere quello che gli pare, mo esce da fuori sta bufera e sembra che io mi sono fatto pagare da tutti i ristoranti. Io vi posso contare veramente sulle punte delle dita quanti ristoranti mi hanno pagato, ma per 2 motivi principali, lo stanno i diti qua, i diti. Uno è che quando non ero nessuno e facevo i video, nessuno mi avrebbe mai pagato, cioè non c'era il modo di dire chiedo una sponsor, non mi è manco mai venuto in mente. E due, quando poi sono diventato famoso, e questo chi mi segue un po' sa, mo
i follower di Franchino sono i follower di Franchino, i follower mia sono altri follower, e ovviamente quindi ognuno dice la sua nei commenti. Io quando sono diventato con una certa fama, perché è quello che è successo, sono diventato comunque un personaggio pubblico, mi sono sempre sentito in dovere di non di stronzate, ma l'ho detto, cioè, per carità, ho stronzeggiato pure io, ho sbagliato su tantissime cose, contenuti che proprio potevo evitare, come tanti altri, ci stanno sempre errori, però farmi pagare da un ristorante è sempre stato, sì, l'obiettivo, perché se stiamo a fare video, raga, non se stiamo a di stronzate, quando ho iniziato ho detto, quando cominciavo a fare views, ho detto, oh, magari mo qualche ristorante mi ci paga pure per andare a mangiare. Sta cosa è successa all'inizio. A una certa no, più fatta. Io mi sono fatto pagare dei ristoranti più di una volta, mai a nero, specifichiamo. E è successo che io quel video ho detto, ok, sto andando a mangiare questo perché mi hanno invitato, sto a mangiare qui da loro, tipo, non voglio far nome, però ho detto pure nel video che era sponsorizzato, sono andato a fare un panino da un'hamburgeria a Milano, e lì ho fatta. Però nessuno sa che quella hamburgeria era la seconda che mi proponeva di fare sponsor. E un'altra che mi avrebbe pagato lo stesso prezzo, non l'ho fatta perché io sono andato al ristorante a mangiare la prima del giorno della sponsor e non l'ho più fatta. Però scusami, okay, Giovanni, okay. Mi viene una domanda in questo momento, allora. Vai. Per quale motivo sei sceso in campo con quelle storie molto dure? Cioè, a un certo punto hai proprio detto se venderebbe la madre, poi l'hai già detto in apertura, perché? Per carità, ho sbagliato, però ti sei sentito tirato in causa, no? Sì. Cosa ti ha portato a fare? Perché questo discorso ha senso, però a quel proprio punto, che poi si capiva chi era, quindi insomma era proprio un attacco. Se non ti riguarda, perché dici ho fatto veramente 2-3 sponsorizzazioni in vita mia, per quale motivo? Sul cibo. Sì, sul cibo. Specificando. Sì. Allora, io mi sono sentito in causa perché mi ci hanno tirato in causa. Cioè, quando lui va a fare i video, e non è la prima volta, in realtà ne fece già una, perché io comunque Franchino lo seguo, raga. Cioè, Franchino ha una tipologia di contenuto che fino a una certa lo apprezzo anche, perché fa una cosa che è completamente diversa mia, cioè fare il mio lavoro in un'altra maniera. Ognuno c'ha la sua. Sì. E va bene, se noi siamo tutti uguali, che cazzo guardiamo a fare YouTube? E, io mi ricordo, lui disse anche in altri video, indirettamente, che quello che avevo sponsorizzato, esempio anche quando aveva detto sponsorizzano Alibaba, lui in un video disse che Alibaba era mediocre. Ci sta che a lui ma gli intendi piace quello Alibaba, di Arco di Tavertino, ma c'è solo una Alibaba. E quindi lui, in quel giorno, mi ricordo in particolare, mi arrivano le shitstorm in direct, dicendo ma è vero che fa schifo? Cioè, ma ha detto questo Franchino? E ho detto, raga, per me è buono, per lui no. E finiva là. Ora, se crea sta cosa, il giorno che lui ha fatto il video a sti ristoranti, aspetta, contestualizziamo, parliamo del video, però, di Franchino, Marchette Criminali, sì, sì, sì. Golocius, sì, sì, che vedremo là, dopo. Marchette Criminali, quando lui ha fatto l'ultimo video, no? Sì. Lui, nel video, non ha fatto nomi. Sì. C'è andato largo, però la gente sa che io ho fatto il video su quello, quindi è come di... è il presidente degli Stati Uniti, se sa che è Obama. Ok. Quindi sapeva la gente che era dedicato a me quel video, era contro di me. Che lui poi esagera nel criticare le cose, che ognuno c'ha il gusto personale, ognuno c'ha le sue cose, quello è il suo modus operandi. Però a me mi sono venuti in direct, ma tante persone quel giorno, e quindi mi sono sentito, erano le 5 di mattina quando ho fatto la storia, perché io stavo a Los Angeles, erano le 5-6 di mattina, mi sono svegliato che mi sono ritrovato tutte ste offese, tutte ste cose, ho fatto che cazzo è successo? Allora lì in mezzo in coglione mi sono proprio intoppato, cioè lo dico sincero, mi sono cazzo, ho detto, mo faccio una storia contro. Dopo 10 minuti ho detto, ma che cazzo ho fatto? Dopo l'ultima storia, dopo 10 minuti ho fatto, ma che ho fatto? Però ormai ho fatto il danno, mi sono tenuto, mi sono stato zitto, quel giorno mi sono stato pure zitto perché mi sono sentito. Ma tu le cose le pensi o no? Ho detto a Franchino, poi hai risposto. Ma al di là dell'errore, diciamo, mediatico, quelle cose le pensi tu? Cioè, hai trovato questo video che abbiamo davanti, Marchette Criminali, un video terribile, fatto per semplice content, insultando un posto e fare views facili? Allora, io ti dico una cosa, e c'ho un pensiero diretto proprio su sta cosa. Chi mi segue qui in chat, probabilmente qualcuno se lo ricorderà, lo sapete qual è stato il primo video che mi fece diventare famoso? Il primo in assoluto? Era la prima volta che criticavo un ristorante, era peggiore versus miglior pizzeria di Milano. Non so se qualcuno se lo ricorda in chat. No. Io feci sto video che da un giorno all'altro... Ma chi te segue? No, dai, scherzo. Cosa? No, niente. È famoso, dai. È famoso. Ho letto un commento in chat, ma chi te segue?
Ma ci sta. Cioè, abbiamo una chat goliardica. No, non ti arrabbia, Giovanni, non ti arrabbia, che giocare ti voglio bene, lo sai. Comunque, io quel video, mi ricordo, passai da fare 80-100.000 views a fare 1 milione in un giorno. Greve. Io feci 1 milione perché in un video dissi, sto ristorante fa cagare, ok? Non nominai il ristorante, non misi, cioè censurai tutto, quel ristorante non si poteva riconoscere, a meno che io non c'era proprio stavo dentro e quindi sapeva la qualità, quindi non ho detto nomi. Io poi lì ho visto, regà, per la prima volta ho visto i soldi su YouTube, io prima di quel momento non avevo mai visto la monetizzazione alta su YouTube. E lì il kebab peggiore, la carbonara peggiore, hamburger, la festa e tutto quanto. E io so che fa video critica porta sicuramente più, perché quello che ha detto Franchino e che ha detto pure Gianluca, mi sembra oggi, è più facile elogiare che criticare. Sni, cioè sicuramente è più facile pararsi il culo e elogiare sempre, perché non dici mai niente di brutto, ovviamente sto parlando del mio caso, però è più facile fare critica e fare views. Cioè, è un sì, dato a livello di clickbait, sì, cioè attira di più un video più il peggiore qualcosa piuttosto che il migliore qualcosa, questo assolutamente sì. Sul formatizzare sì, invece è una rarità che qualcuno non si scotti ed è molto difficile che uno riesce a unire la critica, che poi non deve essere per forza proprio la critica, perché Franchino non è che va proprio nei posti per blastarli, la maggior parte delle volte va in posti che gli consigliano buoni, poi se non è buono i blasta, quindi diciamo che è proprio un'altra cosa. Però secondo me è una cosa che riescono a fare in pochi, e molti vogliono più sembrare ovviamente sempre buoni pure per lavorare di più. In realtà fa la critica, te chiude pure un sacco di porte, quindi non sì, so. Sì, sì, no, ma sicuramente che è un botto di porte. Però quello che volevo specificare, non ho finito il discorso, è che lui fa un format che ha il suo lato pro e il suo lato negativo. Ci sta. Quello che la gente mi ha criticato sti giorni, che mi sono venuti a dire che io faccio le marchette perché tutti i ristoranti sono buoni, io porto le persone nel mio canale da 5 anni a questa parte a mangiare bene. Ora, che negli ultimi 5 giorni la gente sembra che si è dimenticato. Io non ho mai portato ristoranti che non mi piacevano. Anche se io, faccio un esempio, la fartura a Roma, voi vedete 20 ristoranti, ma io mangio a 30 ristoranti. E gli altri 10 che non mi sono piaciuti, ho tagliati, perché quello che oggi avete detto pure voi, non è vero che un influencer c'ha il potere di distruggere un locale. Fino a una certa, regà, io vi dico, cioè, l'ho vissuto in prima persona, fai una critica a un posto, è un casino. Cioè, quel locale, bene o male, viene intaccato. E io ho una filosofia. Esistono 1000 modi per fare soldi, nessuno è sbagliato, ma fa quello che te pare. L'importante è che non fai del male all'altri. E io mi sono sempre detto, porto la gente a mangiare bene. Quindi il mio video, sono 5 anni che funziona, ma magari funzionerà di meno perché è uscito un'altra tipologia di critica, ma io non sono un cazzo di chef, non sono un critico culinario che ti può dire fra questo è buono perché, questo è cattivo perché. Io ti dico il mio palato, ti dice è buono. Se non è buono, nel video, io ho detto anche in tanti video che una cosa non era buona, pare che sta gente si è dimenticato, ma non dico fa schifo, perché magari mi ha insegnato in Sicilia e fa schifo. Dico, a me non mi piace. Cioè a me Giovanni Foyce non è per il mio palato, ma è successo anche in tanti video che a Emily gli piaceva, a Frank qua dietro gli piaceva, all'altro amici miei gli piaceva, a me non mi piaceva, e nel video lo dicevo. Ciao Emily e Frank, certo modo... scusate per la rottura di palle. Poi vi mandiamo a cosa? Cena, volevamo no, salutare detto, Emily e Frank. Ci stiamo scusando con Emily e Frank per questa rottura di palle. Ciao. No, vabbè, ciao ragazzi. Ma c'è pure un'altra persona a macchina, ormai siamo un esercito. Mi fa ridere che si sono alzati in contemporanea. Sì, sì, sembrava organizzato. No, io capisco quello che dici, sì, è una linea sottile con la critica. Vabbè, noi ci sbattiamo la testa da sempre, no? Cioè, è vero, perché una persona che va in un ristorante e mangia qualcosa che non gli aggrada, la buona educazione ci impone di dire a me non piace, è vero. Però, mo mi metto nei panni di Franchino, se voglio fare un format dove in modo irriverente, se qualcosa non mi piace, provo con ironia, diciamo, un po' a smontarla, a dire, non, cioè, mi fa schifo per questi motivi qua. Dove sta la linea che danneggia un ristorante che ha fatto in quel caso una cosa che non è piaciuta? Cioè, possiamo vivere in un mondo dove si possono fare delle critiche che per forza non risultano in un danno? Sai qual è la risposta?
che purtroppo spesso le conseguenze che derivano dal pubblico grosso che hai non dipendono neanche troppo dalla tua modalità comunicativa. È quello che diceva pure Giovanni, perché da una parte è per questo che io ho smesso. È complesso prevedere la reazione dei seguaci, perché pure Giovanni ha detto: io mi sono sentito di fare quelle storie perché da anni faccio questo mestiere, ok? La gente mi è venuta a romper cazzo. Da una parte dico, ovviamente non è colpa di Franchino, perché non è Franchino che scrive il commento "Foyce si è invenduto" quando magari è successo 3 volte legittimamente, tra l'altro. Però la conseguenza è quella, siamo sempre lì. Quindi secondo me è assolutamente legittimo da parte di Franchino farlo entro certi limiti, come è legittimo l'approccio tuo. Gli errori ci sono stati da entrambe le parti, ripeto, nel momento in cui reagisci così e esageri, anche tu etichettando Franchino come una belva umana, sbagli, e lui secondo me anche, come ho detto oggi in live, ha sbagliato a generalizzare troppo, creando un po' questa sorta di faida tra food pornari e... verità, gente real, sì, perché giustamente chi poi magari ne subisce le conseguenze, come un Giovanni che dice sono comunque uno dei più grossi in Italia, effettivamente perché devo vedere minato il mio lavoro? Questo è molto danni. Complesso, molto complesso. L'unica cosa che aggiungo è l'altro giorno ho fatto quelle storie sempre perché sono stato attaccato, e io lo dico, e qui lo dico, cioè lo sto dicendo in live, quindi rimane, io mi sento in colpa di aver fatto questo. Lo sapete perché mi sento in colpa? Uno, perché mi ero ripromesso 2 anni fa, quando litigai con una persona, mi sono detto, 2 anni e mezzo fa, mi sono detto fatti sempre i cazzi tua, perché sai, diventa una cosa che non mi piace. Però io mi sono visto attaccato, cioè mi sono svegliato, mi sono visto 200 commenti, perché la gente era pronta, cioè sembrava che da una mattina a un'altra si fossero dimenticati 5 anni in cui l'unica cosa ho fatto è parlare bene dei ristoranti che mi sono piaciuti, e non ho mai fatto niente di troppo complesso, troppo complicato, troppo cattivo. Quello che ho sempre fatto è sempre stato portare le persone a mangiare bene. E quando ho detto nelle storie, che oggi tu dubiti, hai detto bello il cervello che ti ha detto a te Davide, no? Che ti fermano per strada. Ah, a sì. Me mi fermano davvero per strada per dirmi sto a mangiare roba che ti sei mangiato ma te. Sì, ma certo, a Roma, certo. A Milano, ma sì, a Firenze, sei famoso. Cioè, il lavoro che faccio e tutto quanto. Poi un'altra cosa, a me mi viene, mi hanno proprio etichettato, ecco, ripetiamo, oh, che è successo? Mi ha fatto cagare sotto, zio. Pensavo secondo me succederà qualcosa di terribile. Sta attento, Allora, la cosa che mi ha dato proprio, cioè, mi sono sentito incolpato, non è tanto da Franchino. Franchino ha detto determinate cose, no? Prima delle mie storie, ha detto determinate cose sulla sponsorizzazione, sulla marchetta, e le persone sono venute a dirmi a me che io ero quella persona che faceva solo le marchette, quando io quel ristorante che lui ha recensito non mi ha mai pagato, mai. Ma infatti secondo me è giusto che tu abbia ribadito questa cosa, e okay. Cioè secondo me dovevi semplicemente scendere in campo dicendo quello che stai dicendo adesso. Vabbè, è sì. Inutile, l'hai già detto, sbagliato. È un po' quello che spesso diciamo, cioè il problema di non fare nomi, ragazzi. Sì. Perché ovviamente finiscono nel calderone un po' tutti, e capisco pure la sensazione di Giovanni che dice, perché ci siamo trovati spesso in questa condizione, cioè ma porca troia, ma si sono dimenticati tutto quello che di buono ho fatto, sì. Buttandomi nel calderone per un errore oppure per una polemica? Questo sì, e quindi lì uno reagisce pure impulsivamente, facendo cappellate. Ma visto che Giovanni Soanni che sta in quest'ambito, io non ne capisco proprio un cazzo, ma si stava parlando di un problema reale oppure pensi che sia un'idea di Franchino che non corrisponde alla realtà? C'è effettivamente questo problema ed è verso quei posti che ha detto lui, che hanno fatto delle sponsor, influencer, eccetera, perché io questa cosa non l'ho capita minimamente. Allora, io adesso parlo proprio aperto, quindi vabbè, tanto ormai stiamo qua. Prima cosa, ingigantire un problema non è mai una cosa bella, perché farlo in una certa maniera, e comunque io difendo Franchino che si è sentito attaccato da parte mia e da parte di altri. Notiamo bene, perché si è sentito attaccato. E quindi la sua esagerazione nelle storie, nei video, le storie di questi giorni che ho visto mi hanno mandato, è stata giustificata in un certo modo, cioè ognuno risponde il suo modo. Io ho risposto di merda nelle mie storie, lui ha risposto di merda nelle sue. E qui
non ci piove. Il suo attacco a quello che fa, uno non mi tocca, perché io, se voi vedete le mie sponsor, cioè, se vedete i video miei o le sponsor mie, io sono tutti brand grandi, perché non mi faccio pagare dai ristoranti a prescindere, per quello che vi ho detto prima. Sono tutti brand grandi, quindi io lo metto la DV, quello che ci serve mette, lo metto, ok? E quindi quello che vi dico è, a me non mi tocca, però la gente mi ha colpa da me. Se gli altri fanno sta cosa, e vi assicuro che io, tralasciando quelli che conosco, che io mi consiglio ristoranti, io quando vado in giro per l'Italia, no? Che questa cosa, ecco, le altre persone in colpa, vado in giro per l'Italia e mi vengono consigliati ristoranti da questi miei amici, io mangio sempre bene. C'è sta la porta in magno di merda pure io, regà, non lo metto nel video, succede. C'è sta sempre la roba di merda, la proviamo tutti. Quando vai al ristorante che ti consiglia amico tuo, oh, la pizza è buona qua, la pizza è una chiave, cara cruda. Vai, oh, la carne è buona qua, mi danno la carne stracotta. C'è sta, cioè, capite pure voi, no, che ognuno ha il suo gusto. Vi ritrovate nella sensazione dell'amico vostro che vi dice, oh, il sushi è buono. E poi il sushi non era così tanto buono quando siete andati voi. Magari perché la giornata è una merda, magari perché quel giorno la faceva diversa, magari gli è ruduto il culo al marito dalla moglie che ha messo il sale in più nella pasta perché stava litigando con la moglie. Cioè, succedono tante cose nel mondo della ristorazione. Io lo vivo di primo punto, perché io stavo per il ristorante, ho aiutato a aprire i ristoranti, che sono le altre mie attività. Cioè, io lavoro con i ristoranti. Tu, quindi, okay, quando vedo queste cose, cioè, capito, giro con la capoccia. Però io tornando alla domanda di Gianluca, che ci ho fatto un giro dalla Madonna, sto bene, esiste, ma esiste su le sponsor dei faccio un esempio, no? Questa, ecco, a Davide. Quante volte vedi quelli che sponsorizzano un film al cinema? Sto film era bomba, andatelo a vedere. Poi va a vedere il film, era una merda per me. E allora io dico, allora mi sponsorizzano un film di merda? No, il gusto è tuo, il gusto è mio. È vero. Ma infatti io l'ho fatto l'esempio oggi. Cioè, film è pieno, il problema per me non è la sponsorizzazione. Cioè, se io, allora, per mia condotta personale non sponsorizzo film che mi fanno cagare. Infatti tutte le volte in cui l'ho fatto, tipo con Dune, con Schitt's Creek e un altro film, mi ricordo, comunque era un filmone, bella merda, l'ho fatto perché avevo già visto il film e quindi dovevamo magari sponsorizzare, che ne so, la versione Blu-ray, la versione estesa, la riedizione, eccetera. Quelle che ho fatto con Dario, insomma, lo sapete. Quindi io personalmente non lo faccio. Ok, cioè non riuscirei a dire che cazzo ne so sto film da Marvel che a me fa vomitare, bellissimo. D'altro canto, non giudico, perché per me è legittimo che un'azienda, qualunque essa sia, paghi qualcuno per fare ADV, pubblicità. Vi ricordate quando ho sponsorizzato Gemini Man? Sì, film che poi è stato criticato con Will Smith, che ai posteri al pubblico non è piaciuto essenzialmente. Ma, sì, no? Ma per me solo è stato pure carino. Ma anche il regista è piaciuto. Quando mi hanno chiamato a me, ad esempio, sono stato contattato in quanto influencer, mi hanno detto vieni qua che te vedrai un'anteprima con il regista. È stato tutto un evento che ha portato a farci fare dei post su Instagram e mi hanno pagato. Sì, così funziona. Poi cioè, io ho detto quello che mi hanno detto là, quello che mi ricordavo, quello che mi ha entusiasmato. Quello per me è legittimo sempre, cioè nel senso, io è un lavoro, allora, è un lavoro. Anzi, mi correggo, devo precisare. Non è che non sponsorizzo, non parlo bene a prescindere di un film se non mi piace. Esempio, Scream, io poi l'ho criticato. Esatto, qua è un po' poi diverso lì, cioè posso discorso sponsorizzarlo, però poi quando faccio la recensione non è che dico è bello perché mi hanno pagato, là è diverso, però ripeto, questa è la il mia problema. Io volevo chiedere a Giovanni il parere sul tema, diciamo, uno dei tanti temi della live di oggi pomeriggio. Che ne pensi tu di quelle persone che dicono oh, ma non c'è bisogno di chiamare il FUS per un ristorante? Noi abbiamo detto che in realtà c'è nulla di male, siamo nel 2022, no? Come lo vedi tu questo concetto e come vedi chi dice che non si può fa, che è disonorevole? Allora, perché non serve più che altro. Sapete che il 99% dei ristoranti in cui sono andato a recensire, forse fammi il 95% dei ristoranti che ho recensito, e sono ristoranti che ho trovato tramite TripAdvisor, commenti delle persone, passaparola, o semplicemente erano ristoranti molto famosi, perché acqua al mio mulino, vado al ristorante famoso perché fa più views, ovviamente. E poi lì, sta anche lì, ogni volta che vai al ristorante famoso, loro sono già famosi. Cioè non sta Giovanni poi si distrugge, cioè non posso distruggerli. Lì posso fare una critica perché mi hanno chiamato, oppure perché mi ci hanno mandato e l'ho fatta, Cioè, ricordami un posto famoso dove siamo andati che magari ho criticato. Ecco, c'era una gelateria a Piazza Re di Roma, no? C'è un video che io ho fatto 5 gelaterie. La prima era la mia preferita, la seconda mia preferita, e tre mi hanno detto i follower su Instagram. Io sono andato alla quinta e ho detto, testuali, però potete andare a vedere il video delle 5 gelaterie migliori di Roma, e ho detto,
a me sto gelato, sono sicuro che a qualcuno gli possa piacere sto gusto, sono sicuro che sta tipologia di crema ti possa piacere, ma a me non mi piace, non è il mio gusto, non è di mio gradimento. E le persone gli hanno capito che non era buono, però hanno detto determinate cose, cioè capite quello che intendo? Ma c'è pure legittimo, ce n'è che giusto, puoi mangiare una cosa che non ti piace e di che è buona. No, no, ma ci sta, ma poi in generale se uno ti ingaggia, esattamente come l'esempio comunque, del film. Raga, la pubblicità esiste dappertutto, cioè, certo. Come fate voi a tante cose, la faccio pure a tante cose, ma la pubblicità se esiste da sempre. Sicuramente va dichiarata, ecco, sì. Sicuramente, se dice nel video sponsorizzato, quello che serve lo fai, ma poi penso anche per voi, se capisci, dici subito sponsorizzato, poi la gente crede e capisce quello che gli pare, perché poi è una cosa difficile. Ecco, questo è il problema. Ah, ecco, se poi volevo dirlo, e mo mi è venuto in mente che ci ho pensato. Ma sapete qual è il problema di fare sponsorizzare sul cibo? Che devi dire che è una sponsorizzata. E quindi la gente dice, ok, ti hanno pagato panda là, e che cazzo dica fa? Cioè, non mi fido se ti piace. Certo, una non cosa... posso fare una recensione onesta se questi mi hanno pagato. Come faccio? Andiamo a fidare del gusto personale di una persona se è stata pagata per andare lì. E te come l'hai gestite, quelle là che hai fatto un passato, per esempio? C'è un video, guarda, dammi il canale YouTube. Guarda, ve lo faccio vedere, che tanto io non ho problemi. Così è vero, cioè, venivo in chat per tutto. Eh beh, sì. Pure appena VPN, che uno dice, ah, meglio. Certo. Ha detto una cosa giustissima. Faccio l'esempio, no? Cazzo sta, cioè, lo vedete, no? Ma chi è sto coglione? Ho creato un panino per un fast food. Io feci sto video che lì sono stato invitato e cosa mi è stato proposto? Giova, vuoi fare un panino? Cioè, Giova, che vuoi fare con noi? O famo un video insieme? E io piuttosto di dire pagatemi per fare sto video o quello che sia, io ho detto, ma a me date retta, a me famo un video figo. Io ci ho messo quanto? Un mese a cercare di organizzarlo e io ho creato un panino che in quel ristorante è andato online. Ah, l'ho visto quel video. Per tre mesi è andato online, cioè è andato sul posto. Piaciuto a tutti, altri si sono sentiti male per il piccante, però quello, come dice anche Dubbi, te devi accollare se te ne mani tre panini piccanti. Sì, certo. Giusto? Sì. E quindi, capita, se ti chiedono di fare una sponsorizzata in questo modo, cioè se ti chiedono di fare una sponsorizzata sul cibo, o te la organizzi e dici preferisco fare un'experience piuttosto che la sponsorizzata, cioè preferisco creare qualcosa di mio, magari ho detto sto video, mi sono inventato questo, però certo ho fatto anche un'altra sponsorizzata, non mi ricordo, ho creato un altro cibo, non mi ricordo, boh. Comunque questi sono gli esempi miei sponsorizzati sul cibo, che in questo caso era una cosa diversa, però, oppure ecco, ci sto stare pure le volte che ho fatto le cazzate pure io, come hanno fatto tante altre persone, ragazzi. Cioè io ho fatto una sponsor a un posto, tuttora mi ricordo la shitstorm che si era creata, ho fatto un video di merda, cioè il video per me era bello sul momento, poi dopo una settimanella, dopo i commenti cioè che era? Ricordami un po'. Capi. Ricorda un po' che era? No, frate, non mi fai ripartire la shitstorm sotto quel video, ti prego. Ok, vabbè. Secondo me il problema è che veramente, vabbè, ma che era successo però? Poi ci hai messo curiosità. Cioè, però era che era successo, nello specifico, senza dire allora nome. Nello specifico io ho creato un contenuto su una cosa di quel ristorante. Io ho provato una cosa di quel ristorante. Ah, ok. Recensendola, però quella cosa era effettivamente criticabile. Ok. Cioè, io quando ho mangiato ho detto, ma chi cazzo è che sta... Cioè, io ho detto nel video, non so chi sta ordinerebbe, però, cioè, tipo, che ne so, il Papa vanno a cena, se vuole fare sta cosa, se la fa, per farvi capire che è una cosa costosa, no? Ok. Cioè, quindi, vabbè, succede questa cosa. Ok, però, basta, è successo veramente una volta. A mio avviso il problema che ha evidenziato Franchino, come hai detto tu, secondo me è un po' esagerato, perché è vero che esistono quelle figure di magari food blogger con quei 15k su Instagram un po' sospetti, che non sai come sono arrivati là, che si vanno a proporre ai ristoranti, però si parla, secondo me, poi non sono un esperto, ma ovviamente non di un numero così grande di persone, perché youtuber come te, come altri... cioè non sono così idioti da fare sponsorizzazioni in nero, anche lo stesso, pure il discorso abbiamo fatto pure con Ciccio, no? Cioè uno youtuber avviato come Giovanni non penso che si metta a fare delle cose in nero con le modalità che ha descritto Franchino. Non lo so però, perché è qua più, un po' diverso, no, secondo me è una realtà più di quelli semi sconosciuti. Io su questo non credo, però non lo so, perché ci stanno un sacco di pagine Instagram, non posso fare nomi perché non me li ricordo, sennò li devi fare più che volentieri, no? Che
facevano vedere sempre sti posti qua, sempre buono e buono, non è buono, però erano tipo sempre shorts, però taggavano il posto, era molto riferito a fa vedere il posto e sembrava una sponsorizzazione. Poi può essere pure che quello magari dice vado a un posto buono e lo faccio pure vedere perché ho piacere, ma molti quindi lo tu fanno non apposta, lo sai, però esatto. Se non lo sai poi come fa Franchino o chiunque altro a sapere quello è stato pagato o, no, o non è stato pagato, sì. te lo puoi scoprire solo andò là e magnà. Però poi lì uno ti può dire è il tuo gusto. Parliamoci chiaro, TikTok e Instagram, che non porta nulla. TikTok e Instagram sono strapieni di contenuti food, cioè se mo tu vai sui reel e scorri vedi un contenuto food te ne danno 40.000 altri e sono fatti anche molto bene, come dice Gianluca, tu non puoi sapere tutti quei video. Oggi sono andata al ristorante che stiamo in questa via, sì, guardate che bello, esatto. Non so tutti sponsorizzati, secondo me la minima parte sono con un accordo preso con il ristoratore in nero, sì. Molti sono magari food blogger che ci stanno a provare. Fanno un simile sponsor. Al massimo non fanno pagare, però non li pagano, sì. Non pagano loro. Cioè sì. Non fanno pagare il pranzo o la cena. Magari o ti offrono una cena. Ci fanno un contenuto. Sì. O sì. Pagano normalmente. O pagano normalmente. E fanno contenuto figo che sembra una DV, una pubblicità, ma solo perché stanno a provare a fare i food bloggari, non per forza sì. Perché hanno chiesto in nero. Poi ci sono pure quelli grossi che... esperienza. Vai. O sapete che è inutile di sei famoso, non sei famoso, faccio il video... Ma sapete che io veramente l'85% di istanti pago, anche nei food porn, nei food tour che facevo e tutto quanto, ho sempre pagato quasi la maggior parte delle volte. Tante volte mi veniva offerto dopo che avevo registrato il video. Cioè, questo va se ci tornavi. I ristoranti, è un magna magna. Quando vai nel ristorante, a meno che non ti invita, e vi assicuro che non è che ti invitano tutti, ok? Cioè, magari uno su un video, su 10 ristoranti, 20 ristoranti, può succedere, però de base tu vai là e dici, anzi... ecco, se guardate i miei video, posso registrare? Cioè, posso fare video? E sapete quante volte mi dicono di no? Cioè, quante volte mi dicono, no, guarda, non puoi manco registrare. E io faccio nascosto e non dico il nome del locale. Quando non dico il nome del locale, nei posti, è perché non mi hanno dato il permesso di registrare. Che facevo? Gli dicevo, come era il ristorante, se mi ha trattato del merda, mi ha detto, non posso manco registrare. E io allora faccio la recensione mia senza nome. Ma è successo un sacco di volte. Mm-hmm. Mm. Ci sta. E in chiusura poi ti lasciamo andare a magnà. Volevo sapere una domanda, perché ho visto in chat, ma non credo comunque riguardi te, il discorso dell'hashtag ADV inserito successivamente ti riguarda personalmente? L'hai fatto pure tu che sono andati a modificare i post di Instagram? No. Avevo letto un altro nome, ma non mi ricordo chi era. Ma infatti io oggi non l'avevo visto incluso, però mo in chat qualcuno l'ha scritto, ma non credo si riferisse ma la cosa a Giovanni. È, come ho detto prima inizio della live, c'è tu confusione. Dici, faccio un esempio, mo tu nomini un food vlogger che ha fatto una cazzata X. Magari questo food vlogger è Mario Pasquali, no? Cioè, grande, dico sta stronzata. Lo seguo sempre. Se tu non fai il nome... per la gente è sempre Giovanni Fois. Ma infatti cioè, è stato un po' questo il problema, secondo me. Quindi a me che mi ha fatto le storie per altri, diciamo, sta a fare sta battaglia, non la sta a fare contro me. Cioè, Franchino, sono quasi convinto che, a parte il format che vuole creare la cosa dei marchetti criminali, che ci può stare, cioè, poi so fare i suoi se vuole fare quei tipi di contenuti, Cioè, non è che mo gli sto a dire che non può fare quei video. Cioè, io faccio tanti video di merda, cioè, quanti mi vengono a dire che sono video di merda. Però, quello che ti dico è che lui nomina altri, magari, fa la battaglia con altri e per le persone è Giovanni Fois. Era l'unica cosa. No, ma infatti la prima domanda che ti ho fatto è perché ti sei sentito preso in causa. E vabbè, la risposta è stata perché ovviamente ha fatto il video che adesso vediamo in quella cosa lì. Perché la gente è venuta a romper cazzo e quella non è, diciamo, una colpa di Franchino. Aggiungo una cosa, però, ovvero successivamente, se non erro alle tue storie, poi Franchino ha fatto dei riferimenti a quelle storie. Cioè, ha detto proprio nel video 99,9% dicono che non prendono... E quindi il riferimento, anche senza il nome, era diretto a te. Poi in chat oggi ci ho detto no, non era riferito a Giovanni. Quindi per questo si creano i casini. Sì, in effetti. Perché la gente giustamente dice no, ovviamente facendo sto video marchetta criminale nel locale in cui è nato Fois, si riferisce a Fois. Cita la stessa frase di Fois nelle storie, si riferisce a Fois, poi lo stesso Franchino nega. Allora di chi stiamo a parlare? Poi sappiamo bene come funziona, no? Se domani Pinco Pallino va in un ristorante, vede che ci stanno cose particolari e il video gli fa 1 milione, magari ci vanno altri 6-7.
Però se io voglio blastare uno di quei 6-7 e non faccio il nome, poi se la piano, capito, col primo che ci è andato, che, ah, che ha dato più visibilità. Quello che fa più numeri. Quindi quello che sta quello. Di Giovanni è giustissimo. E il problema sta sempre sul fatto che non si fanno sti cazzo di nomi. Sono d'accordo. E poi l'altra cosa, vabbè, l'ha ripetuto mille volte, quelle storie abominevoli, però insomma l'hai detto, sbagliato, basta. Sì. Senti, vai a mangiare, ma voglio chiederti cosa ne pensi del gelato al nutellone come gusto. Il nutellone come gusto di gelato ti piace? A Nutella? Nutellone. Il gelato. E poi è un variegato. Dipende dove. In gelateria. Dove. Di base come gusto, ti piace o no? In gelateria proprio. Dipende, no, l'ho assaggiato solo uno, buono buono a Rimini, di Nutella, c'è proprio no, Nutella, allora, Nutella. Giovanni, ascoltami molto bene. Il gusto nutellone, non Nutella, lo conosci? No. Ok, perfetto. No, perfetto, posta, allora, posta. Calcola. Ma il puffo invece, ragazzi? Uno è stato buttato fuori storico. Violentemente. Il puffo no. Se vedi in gelateria c'è il gusto del puffo, scappa. Sì, sono abbastanza d'accordo. Però da bambino, da bambino mi attirava molto. Giovanni, dai, buona cena. Saluta tutti. Ciao, Giovanni. Una cosa sola. Vai. Se poi scappo. Viva 10 persone che mi aspettano. Dico una cosa sola. Io non me la prendo assolutamente con Franchino. Chiedo scusa alle mie storie, so che lui starà guardando o gli verrà detto, comunque gli scriverò quello che sia, chiedo scusa per come ho risposto, perché potevo sicuramente a 28 anni rispondere in una maniera migliore. Però dico un'altra cosa, che a lui fa i video così, a me non interessa a me, ok? Però il pubblico è quello che va controllato ed è incontrollabile, voi lo sapete benissimo. Detto questo, Franchino fa bei video, fa le views, quindi vuol dire che ha ragione. Qualcosa ce l'ha, qualcosa di buona sta. Ma deve andare fino in fondo, però. Deve andare fino in fondo. Se vuoi fai dissing, deve fare sti cazzo dei nomi, però. Anche è una cosa che gli dirò così. Pure io. Se c'è sta come format, è una cosa che io, vabbè, come posso. Non vabbè, grazie, Giovanni. Com'è che posso non apprezzare? Però bisogna fare i nomi e non bisogna lasciare le cose così. Tu immagina se una cosa che facevi te all'epoca, magari su, che ne so, su un canale, non facevi il nome. Non certo, te ci sei ritrovato, tu te la sentivi un po' questa potuto, responsabilità di andare fino in fondo. Ma fin dal primo video non avrei potuto proprio aprire il canale, perché mi sembra, l'abbiamo già detto, una paraculata. Quindi comunque, un consiglio. Grazie Giovanni. Ciao Giovanni. Grazie. Grazie. Sì, un bacione. Buona ciao. Ciao Frank, ciao Emily. Ciao, salutaci. Poi per chi mi dice che so de parte, non è assolutamente vero. Pensate che io ho visto più volte Giovanni che Franchino. Come video dici? No. Ah, di persona. Personalmente, come uscite, tutto quanto. So di parte, dico quello che penso, semplicemente. Ah, Matteo Di Cola ha modificato i post con ADB. Ok. Non so chi sia. Conosco. Sì. Allora, sì. Ci sono andato a cena con Rubino, Merisiel e... mi ricordo, qualcun altro. Eravamo andati a cena in un ristorante a base di pistacchio, dove facevano tutto ancora? Quanto... Ma pure prima è stato nominato. Ma ah no, l'ha ricordo, nominato sì. Franchino oggi alle 15, tutto pistacchio, tipo, una cosa non, del genere. Non so se è quello il locale, però okay. Devo dire che a me come ristorante è piaciuto molto. Casereccio? Sì, anche se troppo pesante per me, ma io sono una femminiella. Come ma si che c'è stava là? Tutto aveva comunque il pistacchio, pure il pane. Ma buona, era di qualità, cioè tipo pasta, era bello costoso. Tutto, sì, tutto. Carne tutto col pistacchio, pasta, qualsiasi cosa. Ah, buono. Acqua al pistacchio? Non mi ricordo, acqua pure. Pure il caffè, infatti, a un certo il punto io ho detto il caffè che mi mettete il pistacchietto. No, il caffè al pistacchio è buono. Ho mangiato bene, però, come ho scritto l'altro giorno su Twitter, cioè il pistacchio è stato rovinato dai food blogger. Sta ovunque ormai. Ma basta, cioè, ne abusano. È sovravvalutato. Ma, sì, nel senso pure. Ci sta, però ne abusano. Buono, secondo me perché esteticamente è figo, perché è verde e si presta bene a modifiche di piatto. Tipo, che ne so, bricioline, i sassolini di pistacchio. Il pistacchio piace alle femmine. Ma è anche ai gay per caso? Io prima non lo so. C'è pure sto fatto che costa, però è pure sopravvalutato. Mo al di là del costo, che quindi può aumentare anche costa un qualcosina, però regà, è sopravvalutato secondo me. Ma se vai in Sicilia, tipo le granite al pistacchio, è clamoroso.
pistacchi di bronzo. Beh, a Roma noi abbiamo avuto dei pessimi esempi, perché la maggior parte delle gelaterie che fanno quello al pistacchio che vedete tutti verdi, là fanno cagare. Sì, quelli sono mangiati. No, questo posto era di qualità, mi ricordo, infatti costava tanto ma non abbiamo pagato perché era un lavoro, credo, nel suo caso, nel caso di Matteo. Infatti stava là. Ma che era quella video. Volta a Roma che c'era un invitato che io poi non so venuto. Sì. Ah, ok. Lavoro, ricordo che dovevamo andare. Cioè, dovevamo andare. Era andato. Post qualcosa. Io non so potuto venire, non mi ricordo per quale motivo, qualcosa, però me la ricordo. C'era cosa. Qualche evento, qualche fiera. Credo qualcosa. Di sì, credo di sì. Mica mi ricordo. Neanche vabbè, io, però era una cosa collegata a qualcosa. Nel senso, vabbè, come persona non ci ho scambiato niente due parole. È stato pistacchio di broccio. Oddio, mi sono perso. Ma chi hai conosciuto? Allora, Papa Wojtyła a parlare di pistacchi. L'attuale presidente americano Obama. Che è? Allora, che è stato creato, vediamo il 26 agosto. Un attimo questo video. Pistacchi, raga, pistacchi. Video incriminato. Cioè, che è stato creato il 26 agosto, Marco? Marco, cosa è stato creato il 26 agosto? Ma so io. La scena, sì. Ah, è vero, la stanza di streaming. Tutto a posto. Il video incriminato è ride, creato il 26 marchette agosto. Criminali Colossus, let's go 4K. Ma guarda, Kit è morto, grazie mille, grazie, Marco. Grazie, questa Marco. È Garbatella, mi pare, riconosce, o è zona sua. Non è un format dove noi andiamo a parlare male per forza dei posti. Spiazzo. Secondo, vabbè, ma c'è hashtag ironia. Okay. Aspettate, grazie, ironico, un attimo, quanto siamo un attimo. Grazie Travis, grazie mille. Video ironico, quanto detto nel video va inteso come opinioni personali espresse con ironia. Okay. Credo sia un po' come la cosa degli Arcade Boys, che è tipo un, come posso dire, no, un'arma in più. L'antiquerela. Però è una cosa, esatto, in quei casi che lì non è che è un'antiquerela. Non è che è un'antiquerela, però da quello che ho sentito da alcune persone... È una cosa che viene messa un'antiquerela per prevenire una paraculata inizio video, come mettevo io l'articolo 21 della Costituzione. Esatto. Ma quando okay. Mai? Sì. C'è sta nei video, sì, ma... Che taglio! No, è, sai che me i padri costituenti, me, la libertà di parola. Secondo me è inutile in tribunale, perché in quel caso poi puoi comunque far valere le tue ragioni, come, certo. Come è successo a noi con il discorso per i rover. È inutile anche per il pubblico, perché se poi la reazione di cui abbiamo parlato fino adesso comunque avviene da parte del pubblico, sicuramente non sarà una scrittina a fermarli, esattamente come la scrittina Casinò è però giocate responsabilmente. Infatti le vere seccature sono per colpa del pubblico, lo ha detto pure sì, Giovanni abbiamo prima. Capito quello è giusto, sì, bisogna fare i nomi, perché in un mondo senza questo tipo di processo tra vari pubblici non ci sarebbe niente, cioè ognuno potrebbe dire qualsiasi sole cosa. Faide. Del format sarà semplicemente dare la nostra opinione e giudicare obiettivamente quello che è. Terzo, non farò mai il nome del food bloggaro, food pornaro de turno. No, che non farò mai nomi, ha già detto. Cioè, tutto questo è una paraculata ed è... Cioè... Ci arrivate pure voi che è stato detto appositamente perché sapeva che stava andando al ristorante di Giovanni Fois, sì. Sapeva che si sarebbe ma creato anche, tutto questo e ci sta marciando. Ma anche per creare mistero e fa pensare che potrebbe, quale sarà, ma pure magari due, tre, più di un dissing con sta botta, ne attacca 5-6, pure quello non dicendo ragazzi, il nome. Insomma, l'abbiamo va bene, palle uomo, organizziamoci. Abbiamo detto, fondamentalmente abbiamo capito anche perché sentendo Giovanni e leggendo anche Franchino in chat oggi, che sì, ha scritto non parlavo di Giovanni, e allora... Ha confuso un po' quella cosa. No, non si fa così. Io non ce l'ho con Franchino, io ce l'ho con la realtà. Beh ragazzi, qua di tutto ci potete accusare, tranne che siete di parte, siete con, siete per. Assurdo, allora, live intera. Gianluca è amico di Franchino. Io ho conosciuto Franchino e sono stato amico di Giovanni. Cioè, ognuno ha implicazioni, abbiamo criticato ogni aspetto. Pure Gianluca conosce pure Giovanni. Quindi, Simo sei un ipocrita. Questa live... Per cioè... una frase, allora assurdo, no? Io ho passato tutta la live delle 15 non a provare ad essere imparziale, io lo sono, non me ne frega un cazzo, ok? Ho detto quello che pensavo, a favore, contro, ma ho iniziato il video, ho detto la prima cosa magari un po' più contro, ipocrita, ti sta sul cazzo, no, ma su questo... siete proprio simpatici, volevo sì, dire. Ma su questo in realtà... Secondo me chi guarda le due live non avrà dubbi. Cioè, nel senso, meno male. Magari lo scrivono perché lo devono scrivere ormai da contratto, però non penso che da questo punto di vista siamo attaccabili. Pure Gianluca è comunque
ci ha fatto pure il video, l'ha criticato su alcune cose, perché è giusto. Magistrale uso delle ottiche pure. Si è interpretato male questo. Guardate, sembra alto 4 metri. Ci ho pensato pure su, ormai sto pure nella condizione che a sti food pornari se la strada in miniatura da fa pubblicità. E allora che cosa andiamo a fare? Sempre, secondo le vostre... Ha creato un nemico, che sono i food pornari, e sta a fare air dissing, non facendo nomi, alimentando il flame, alimentando l'hype. Tutte cose in realtà giuste per il gioco di YouTube. Mi ricorda pure Blur, come faceva Blur ai tempi. Niente, questo. Andiamo a visitare quei locali che, grazie alle marchette, pagando i food pornari di turno, sono andati mainstream proponendo cibi da food porn. Io darò obiettivamente la mia opinione, quindi se mi troverò davanti un prodotto buono e fatto bene, lo dico, non devo per forza blastà. Se invece mi trovo davanti un prodotto che non ci piace, dirò che non ci piace. Non so, io non capisco se c'entriamo. Dove tu metti? Oh. Vedi che ti vedi, lo vedi che ci vedo, vedo, no, no. Dove devo? Io ci Giulietta. Vedo. Ma tu sei pronta per questa nuova format, puntata? Ti posso dire che lo sto tenendo un po', lo sto tenendo. Però non perché lo sto tenendo, più che altro perché le aspettative sono basse. Le aspettative, addirittura tu c'hai le aspettative basse. Io, come ho detto all'introduzione, invece non voglio partire prevenuto. Cioè, se una cosa la troviamo buona, diciamo che è buona. Obiettività se sempre, obiettività, obiettività e pareri personali, non ci rompete le scatole. Ma lo sai quello che io voglio smontare? Io voglio smontare il sistema delle marchette, perché la maggior parte dei posti che si fa pubblicità è per due motivi. O perché lavorano male, o perché lavorano male. Esatto. Nella maggior... Ah, tutti quelli che questa fanno pubblicità. Questa è una stronzata enorme. No, è ironia, ironia, Davide. Questa è una stronzata enorme. È ironia, vabbè, ironia. È un'ironia dove si dice una stronzata. Sì. Ok. Lui dice che i posti più buoni sono quelle trattorie sperdute, vabbè, che è vero che ne trovi una buonissima, ma sì, è una cazzata. Ma non è una legge su tutto. Avete capito? Sì, sì. Se io voglio pagare Barack Obama per fare pubblicità, sì, al Cerbero... Ok, non significa che il Cerbero fa cagare. Sì, infatti non ha alcun senso. Barack, quello fa cagare a prescindere. Sì, esatto. In linea di massima è così. Ok, quindi se noi iniziamo sto format e li vado a purgare tutti quanti uno per uno, alla fine questi dicono pure che la faccio a fare la pubblicità con Tizio Cocchiaio, se poi tanto il giorno dopo mi imbocca Franchino e dice le cose come stanno. Avete capito dov'è il trick? Vi faccio a tutti quanti, sono finiti i giochi, belli mia. Quindi non voglio parlare male poi infatti del food pornare di turno, anzi non lo nominiamo proprio, ma fatemi le segnalazioni dei posti pubblicità. Sì, dillo un'altra volta, che vabbè dai, ormai è evidente, no? Più che altro posso dire una cosa. Allora, prima ha detto non voglio blastare a prescindere, ma tutta questa premessa, tutta l'impostazione, il mood senso... da inizio video, cioè, ti fa tu... già predire quello, no, che più che altro tutta questa premessa è da cancellare nel caso in cui il prodotto è buono. Ma giusto? Già lo sapevano, dai, pure lei quella frase che ha detto lei la tradisce. Allora io ho già aspettative basse e lui subito a redarguirla. Lei sapeva dove stavano andando, no? Io a queste cose non ci credo, sono cose costruite, no, questi video sono costruiti. Esattamente come ho detto oggi per la Panda, nel senso che il beneficio del dubbio rimane sempre, uno può dire, registro questa intro, poi la cestino. Ok, sì, sì. Io il beneficio del dubbio lo metto sempre, però è chiaro che quello che ha detto Gianluca oggi in parte, io infatti non volevo, in parte è vero, cioè, la narrativa è palese, io non lo so, dai, mo lui, cioè, l'ha detto, parlavamo che di battaglia prevenuto contro, poi sì, sì. Oh, allora, posso pare una che cosa, stanno in guerra, so come funziona sta cosa perché comunque l'ho vissuta, è una cosa che ho fatto pure io, quindi so che magari a volte fa gioco al video partir prevenuto in maniera brutta. Ok, e io non ho detto che lui lo stia facendo, io oggi ho detto non voglio che lui abbia fatto sta cosa, io non lo so. Ma lo fa, come sì, posso ma saperlo? Vabbè, vediamo. Però allora... è un modus operandi che comunque funziona, specie se l'impostazione è questa che sta di lui, cioè da andare in posti che secondo lui sono sponsorizzati. Si sta a costruire il personaggio piano piano. Lui è quello so che se dice... va in quelli qua di è andato che... in quello che è dell'amico di Giovanni Fois. Sì, però quello non è stato sponsorizzato da Fois. Perché se Fois non l'ha sponsorizzato, c'ha fatto il video. Non c'era l'hashtag. Sì, però lui, in questo format, lui dice che va in posti che sono stati sponsorizzati. Vabbè, ma quindi sono stati sponsorizzati secondo lui, oppure c'è altra gente. No, io non lo sto questa, ma pure che sta dicendo qualcuno 3000 volte. Non dico il nome, poi è nel posto esattamente dove è andato Fois. Però visto che non ho Franchino qua per fargli questa domanda che gli voglio fare, cioè devi dico chi ce l'hai, domando alla chat, non te lo sto a dire a voi perché noi non li conosciamo questi food pornari, visto che lui sta dicendo che va in posti che sono stati sponsorizzati da food pornari, quale food pornaro ha sponsorizzato questo posto? Ma oltre non lo sa. Cerchiamo con lo giusto, voglio sapere. Franchino non lo sa, ce l'ha detto Fois adesso.
sono amici miei, non mi ha dato una lira. Allora, ma non lo sa Franchino, ha fatto uno più uno. E alla c'aveva con Foyce. Video... certo, quello che te sto però oggi ha scritto in chat che non ce l'aveva con Foyce. Appunto, bravo. Ma che sono scemo secondo voi che sto sollevando questi problemi? No, è per questo che non torna. Dio caro, che poi mi dite che è mio amico. No, c'è qualcosa che non torna. Questo sto dicendo. Sono chiaro? Sono chiaro? A parte che parla al plurale. Ok, quindi Flame, ok. Non te lo state capendo un cazzo! In quel plurale, food pornari, c'è cioè per forza Voice. Ma sì, anche perché, cioè, se scrivevi Golocious, cioè ovviamente. Il video con più visual è quello di Voice. Cioè, si sa, no? Mezzo non penso quindi che... sono posti sponsorizzati secondo lui pure quelli che verranno, oppure sono posti che lui dicevo, oh, questo c'è andato, cioè AD. Ah, vedi, pure Matteo Di Gola. Io questo voglio pure sapere. Pure Matteo Di Gola. Che però ha fatto 40.000 views. Forse dice... vedi, può essere pure un altro, magari. Magari vedi che faccia che c'ha. Sembra che non è che l'ha gradito, sembra che ha sburrato dopo che ha mangiato questo panino. Magari ce l'aveva con lui. Per quello dico quel che è capace che stiamo credo, parlando. Sì. Ce l'ha proprio con Giovanni aveva detto ragazzi, che in effetti poi alla fine è quello indicizzato meglio, con più visual che viene... Tutti pensano che c'ha con lui, certo, però in realtà certo. Non potevamo sapere. No, secondo me è quello con due visual. No, il problema alla base è quello. Basta, è inutile che ci ripetiamo. Non fai nomi... Ovviamente la gente subito va verso quello più grosso. Sì. O comunque ti mette nel calderone. Andiamo. Sì, ma lui sta a fare un giochetto in questo momento. L'ho detto, sì, sì, sì. Sta a costruire il video con la narrativa prestabilita che parte tutto incazzato, sta a dire io sono meglio dell'altri, e io sono real e gli altri no. Che io me li vado a provare, dico la mia, ma se la mia poi non corrisponde, il ristoratore dice, che la faccio a fare pubblicità? Non mi conviene, a questo punto non mi conviene. Metti pausa. Però sta cosa non può essere neanche una legge, perché se il tizio, anche se ha sponsorizzato, gli è piaciuto, a prescindere se ha mentito o non mentito, però gli è piaciuto, e lui va là e non gli è piaciuto, non è che sta a dire la verità, cioè che quel posto fa cagà, esatto. Rimane pur sempre il suo gusto. Per esempio lui, magari, ti faccio un esempio, che avevo sentito, non gli piace magari il sushi che ha mangiato in quel posto, sono andato pure io, a me è piaciuto, non è che Franchino dice che è merda. Sti cazzi del gusto del panino, porca di quella puttana Eva. Dove sta sto panino? Cioè, allora, dove sta? Dopo quanto che romper, cioè dopo quanto che dice le sue battute ironia mandando messaggi contro ignoti, cioè è irrilevante se poi gli piace o meno, se c'è tutta la narrativa che è quella che preme al pubblico, quello che il pubblico vuole vedere, è lui che si scanna, è lui che parla male degli altri, sti cazzi se gli piace o meno il panino, ma che veramente il pubblico sta in fissa per tutta sta faida che si è creata. E se mi devo vedere 7 minuti di ironia dove dice stronzate e poi per poi sapere se gli è piaciuto o meno, sti cazzi, perché già il mio odio l'ho covato prima. Già mi sono fomentato prima con tutti. Oh sì, dai, vai, sei meglio contro tutti i lati. E mo non ci prendiamo per il culo, porco Dio. Io penso un'altra cosa, che con queste premesse, è poi difficile anche per te come creator dire effettivamente è molto buono, anche se lo pensi. Quello penso io. Ah, se tu fai una premessa dopo che fai tutto sto preambolo, pure se ti piace devi dire che è una merda. È quello che sta parlando. Questo c'è uno che è prevenuto in un modo perché è pagato e l'altro prevenuto in un altro perché il format è che lui deve blastare questi post. Vero, sono due facce della stessa medaglia. Sono sponsorizzato. Non sta a blastare i post, lui ce l'ha con una categoria intera e il suo contenuto fino ad ora non c'entra niente il posto. Non ha parlato minimamente di dove starà andando, non ha parlato minimamente degli ingredienti, del cibo che ci sarà, io non so nulla. So solo che c'è una faida e mo so 3 minuti che sta per la testa faida, che è la cosa che tira di più piuttosto che il panino in sé. Se il video durava 30 secondi entrava e mangio il panino mi fa schifo e poi lo buttava nel cestino, era la stessa cosa? No, ovviamente ha creato no. Mo perché io mo ste cose non le ho mai viste, cioè io proprio sono completamente vergine di tutti sti contenuti, sia oggi alle 15 che oggi alle 21, cioè in me vedete proprio l'apprendere nuove informazioni. Mo mi sto alterando perché sto vedendo proprio una cosa confettata scientemente per andare a parare in tastini che sai che il pubblico apprezza, il pubblico che vuole il flame e la guerra e le faide. All'introduzione invece non voglio partire prevenuto, cioè se una cosa la troviamo buona diciamo che è buona, obiettività, se sempre obiettività e pareri personali, non ci rompete le scatole. Ma lo sai quello che io voglio smontare? Io voglio smontare il sistema delle marchette, perché la maggior parte dei posti che si fa pubblicità è per due motivi: o perché lavorano male. Ma che vuol dire? Belli mia! Quindi non voglio parlare male poi infatti del food pornare di turno, anzi non lo nominiamo proprio, ma fatemi le segnalazioni dei posti pubblicizzati che io me li vado a provare. Dico la mia, ma se la mia poi non corrisponde,
il ristoratore dice: che la faccio a fare pubblicità? Mi conviene, ma signora dietro, perché? Perché poi mi imbocca subito Franchino, invece magari io non gli imbocco, perché chi ne sa, conoscendo Sky. Invece se ti prendi qua la visibilità là, io poi arrivo. Se arrivo te purgo. E quando arriva arriva. Ti levo il fruscio, questi fiumi che prendete con le agenzie, ve lo levo a tutti, raga. A tutti. Ci abbiamo infiltrati. Effettivamente così, un po' fazioso, un po' fazioso. Nel senso, arrivo, devo buttare culo, devo il fruscio. Qua non sussiste ironia, ragazzi, nel senso, non è il colorito. È ovviamente che l'intento è quello. Già dal primo video, poi. Davvero? Cioè, o sono pazzo? Dai, raga. Lo potrebbe sfadare solo lui, sai come? Che magari becca il posto e dice, oh, è buono. Regà, è buono. Sicuramente. È buono. Ok, però decade tutto. Però è se... la che hai parlato a fa. Però se gli fanno schifo... Esatto. E che hai parlato a fa, quindi hanno sponsorizzato una cosa che è pure buona. Toccherebbe vedere mo se gli fanno schifo entrambi. Vabbè, lì, ma che vi pensate? Che pisciamo dal ginocchio? Cioè, è ovvio che pure che viene Giulietta, non è che mando dentro Giulietta, c'è anche fotosegnaletiche pure di lei. Tocca organizzarsi. Che fa, quindi, infiltrati. Perché magari sa pure poi quello che dice, no, non ve lo do, esatto, ma poi manco ce lo vendono, noi dobbiamo trovare un altro posto. Tocca... no. E quindi, Tiziano? Stefano, entrano loro oggi nei due posti prestabiliti. Mi raccomando, regà, fate voi. Io mi mangio quello che voi mi portate, così è proprio super super partes la cosa. Non è che vi dico, prendi questo che so che fa schifo, così ho. No, no, fate voi, prima tappa. Via Ostiense 164. Via Ostiense 164, questo è il lato della vietta, perché ovviamente come al solito siamo defilati. Baus, regà. Che baus. Tre kebab. Perché tre kebab, regà, perché gli infiltrati hanno deciso di mangiare. Devono mangiare loro. 5,90 kebab, quindi sei manco 6 euro. Prezzo onestissimo. Questo non è uno che ha sponsorizzato o ci ha fatto un video Voice, che Bows. Questo è un altro posto, non è quello là che abbiamo cercato, cioè no, quello di Voice era Golocius. Sì, sì, che no, Bows, no, no, guardiamo cosa, un po' chi è che ha fatto il video. Vai. Come era scritto? Kebows. Che poi dobbiamo fare distinzione tra fatto il video e sponsorizzazione, se no è come se gli vanno di mo a Franchino che tutti i video che ha fatto lui è stato sponsorizzato quando in realtà non lo era. Vedi, c'è, quindi il primo video... c'è sempre sto problema di fondo, quindi Riccardo Dose, una cosa su WhatsApp, un video di 1 milione di visualizzazioni, il kebab di Gianluca Vacchi fa schifo. Sempre per la cosa, okay, di prima, no? L'abbiamo provato e ci devono ridare i nostri soldi. Okay. 1,5 milioni di visualizzazioni perché parlano male di una cosa. Quindi è veramente Gianluca Vacchi. De Vacchi? E pare di sì. Sì, l'avevo visto a Milano. Ha fatto sempre Matteo questo. De Gola, ma sta ovunque, è il prezzemolo. Franchino, giustamente. Mi fai un favore, cerchi in secondo qua questo. Su YouTube, Franchino mostra i screen dei food blogger. È al minuto 15 e 20. Okay. E qua c'è Palle Uomo. È sempre pronto. Vai, oggi abbiamo visto qua, minuto 15.20. Non c'è quelli di oggi? No. Forse sì, ma l'abbiamo visto prima. Non so se ve l'ho già detto, ho appena cominciato. Mamma ho visto mia. Dei video, perché oggi vado a Milano, ho visto dei video bellissimi che di Voice su YouTube, Italy Food Porn, Matteo Di Cola. Grazie Palle Uomo. Che sono veramente belli, io non vedo l'ora di provare quei posti, come per esempio mi inzuppo stamattina per la colazione, perché appunto ho bisogno di fare la colazione. Ho visto che mi inzuppo proprio oggi, è il giorno di chiusura. Ci sarà modo, tornerò a Milano ovviamente, perché io una colazione del genere non me la posso perdere. Vai Franchino, falli neri a quegli ipocriti che se fanno pagare, vai! Vai! Posso partecipare a un video di Cicalone? Sono forte! Un maschio alfa fortissimo! Allora, quanto testosterone, ragazzi. Mamma mia, hai esagerato proprio. Mi fatto quasi mamma mia, Simo, hai scaldato la stanza, lo sai? Mi sa che bisogna abbassare il telecomando. Abbassi. Come abbassa un po' la temperatura? Detto, un gran bel servizio. Educato, simpatico, non è mai scontato, mai. E quindi comunque parte da un punto a favore. Bisogna riconoscere. Ma tocca sentì com'è. È quello il discorso. Tra l'altro posso dire che l'estetica del packaging, molto spesso sti posti curano molto l'estetica. Quindi sono super belli perché hanno un alto budget, no? Certo. Quindi vedi sta bustina carina tutta colorata. Molte volte quando è bello non balla. Non brilla. Qua devi tirare la linguetta. È ludico però, Io mi vado a piacere, credo.
Voglio provare pure io. Così? Ma che senso c'ha? Un cotechino. Ma che senso c'ha? No. Cioè non ha senso questa cosa. Ovviamente no. Cioè lo potevo dire. No, esatto, sì. Perché poi è chiuso. Piccolino. E quindi mo? Piccolino. È piccolino. E 6 euro è piccolino. Quindi a questo punto, se le dimensioni sono piccole, mi devi dare una cosa che mi si rigirano gli occhi. Little Italy, che c'è sta? Il pomodoro secco? Insalata iceberg. Questa è l'insalata iceberg, questa è l'insalata di pollo. Con olive e pomodori secchi, raga. La piadina è cruda. Sì. Vabbè, ma la piadina. La piadina, il concetto di piadina abbruzzolita sulla piastra. Ce l'hanno 3-4 che babbari a Roma. Però è proprio è gommosetta, aspetta, faccio vedere. Sì, ma non sta. Non so se rende, hai presente quando è tipo gommosetta, ecco. A me mi piace molto. La carne. Uno dei nostri infiltrati, ma guarda, pensavo peggio. E effettivamente non è male. Però raga, vedete, è cruda. È tutta salsa chimica che sì, la schicchiera al cervello. Sì, lo senti il gusto della carne? Io non lo sento il gusto della carne. No. No, davvero. Questo qua sarebbe quello per Black Angus. In teoria. Sì, la carne credo che sia manzo. E dentro c'è tutta una serie di condimenti che non saprei definirli. Però c'è sempre un botto di insalata, due pezzetti di carne e il pomodorino. Tiamo, mordi che poi mordo io. No, hai fatto vedere dentro. E fallo vedere, ma sì. Insalata iceberg e basta, eh. Pare una merda, confermo. Di che sta? Di cipolla. Di cipolla. Ah, cipolla cruda, la gioia più grande di oggi, Cioè tra i due, l'altro era un po' meglio. Però sempre su un prospetto di condimento scarso, carne non sa di niente. La carne non sa di niente. Niente. Si sentono solo le salse. E qua la cipolla. La piadina è cruda. Cioè io direi che va abbastanza piatto. Entra in bocca e se ne va. Se ne va. Beh, a questo punto dovremmo passare al voto. Allora, 6 euro. Il prezzo è in linea. Però che babbe piccolo. Mm-hmm. Piadina è cruda. Su questo non si, cioè, non si può discettare. Carne coperta totalmente dalle salse. Insalata iceberg in tutti e due da stagioni. Insalata iceberg, olive de nocciolate da Lidl. Una fettona di pomodoro. Pomodoro secco di quelli dei barattoli. Senza né di zuppa né di pan bagnato. E voto. Voto. Io 6. Perché insufficienza per me non è da insufficienza. No. Però. È una sola? No. No. È buono? No. No. Io avevo 6 più. Perché no, questa è che babbe dei pacchi. Andiamo a vedere sta roba ecologica. Tra l'altro mi viene in mente una cosa. Mm-hmm. Quelli che hanno fatto il video su questo kebab. Mm-hmm. Non per forza. Cioè, l'hanno fatto in collaborazione. No. Mi viene in mente pure la pizza di Briatore. Cioè lo fai perché sai che è un video che te può andare bene, no? Sì, sì, quindi sì, come noi. Non credo che la prima parte del video fosse riferita a questo qui. Ma a Golocius, no? Giusto? Sì, secondo me sì. Cioè, quelli che abbiamo visto, boh, tipo... Era Riccardo Dose che lo... penso che Riccardo Dose ti è fatto pagare da... E lo blasta poi, tra l'altro. Dicevo che fa schifo, capito? Quindi mi sembra stare una campagna pubblicitaria che permetta queste tecnologie. Può essere, però di base mi sembra una classica cosa che fa nome perché c'è un personaggio famoso... Tipo la pizza del Briatore, pure noi appunto, curiosi, tutti vogliono sapere, andiamo, ma poi tra l'altro poi ci hanno fatto entrare in altro tra l'altro modo. Lui ha detto una cosa all'inizio, food porn, e food porn ci si chiamano Golocius e non kebab, quindi si riferiva secondo me più a Golocius. Grazie. Vediamo. Do cazzo sta? È quell'altro. Però. Sì. Però vediamo che dicono. Sì, sì. Ecco. Che è qua? Tutto estremamente piatto. È piatto, sì. Piatto, estremamente piatto. E sei d'accordo quindi però sul nostro voto 6 più? Sì, sì, 6 più perché... Non distingue tra un kebab. Vi sponsorizzate la fuffa. È 6. Come? Non fare. Nella prima puntata. Magari lui avrà visto anche su Instagram e su TikTok. Magari certo, più esempi. YouTube, capito? Più esempi. Per quello sì, intendo sì, che è un proprio sta. Un mondo che noi non conosciamo. Però secondo me non sono sponsorizzate. Tanti. È come per la pizza di Briatore. Cioè, sto provando il kebab di Vacchi. Esatto. Non è. Cioè, che pare che mo Vacchi non ha sponsorizzato un cazzo di nessuno, te lo posso dire io. Cioè, ma detto, però di ne base, sono abbastanza convinto. Questo non lo so, magari qualcuno sì, ma di base sono video che fai se fai quei video lì. Sì, marketing sì, è una speso, penso Vacchi. Poi non fa so pure i visual, sì, visual sì, sapendo che poi mette il nome dei Vacchi sul titolo. Qualcuno quindi... ci sarà pure stato. Io, guarda, io sono d'accordo con linkateci. Simone. Sono d'accordo con Simone perché è proprio la tattica opposta. Nel senso, la gente ne parla senza che glielo chiedi perché c'è Vacchi come nome. Sì. Quindi, sai, distruggo il kebab di Vacchi oppure mangio il kebab di Gianluca Vacchi. Poi fa un botto di cose che già te portano a prescindere delle visual in più se fai il cibo. Quindi, King. Il King pistacchioso. Però se lo rivendicano sull'ombrellone. Sì. Food porn to you.
mi fa male il cuore in questo momento. Golosius, via Isacco Newton 68. Ma ci vogliamo sedere dentro? Così stanno più comodi. Il nostro carissimo Tiziano ci ha preso due panini per la modica cifra di 24 euro e ha preso il crispy Golosius a 11 euro e hai preso The Lord of Pistacchio. The Lord of Pistacchio quanto? 13? 13 euro. Deve essere proprio De Bronte sto pistacchio. È vero? Sarà De Bronte. Però, insomma, parlando per panini, tra l'altro, da asporto di cifre importanti. Sì. Io lo dico sempre, se tu seduto al locale fai una cifra, per l'asporto secondo me dovresti togliere un 10% da quel prezzo di listino. Non credo che sia questo il caso, non lo so. Magari seduto costa ancora di più e sarebbe ancora un panino, un costo ancora più importante. Cosa che non fa nessuno. Impeccabile, perché è carina la bustina. Oh. È ovviamente... Sai che mi pare che lo faceva il cinese del quartiere mio. No, magari se lo fai è carino, ma lo... non lo fa quasi nessuno. Rarissimo. Quando stai a sede c'hai il coperto e quindi c'hai una cosa, sì, in più, poi magari da asporto non però c'è tanto il coperto, l'asporto, il packaging, cose varie, c'è una spesa comunque. Vabbè. Più di tutto. Dunque, tu, secondo me non ce l'hai con Franchino, ma ce l'hai con Foist. Io con qualcuno ce la devo avere, se no cioè, famo che ce l'ho con tutti e con nessuno. Famo prima. Il cartone, guarda, è veramente perfetto. Guarda, pure in pandan, un po' giallo, rosso. Giallo, rosso, guarda. Senti, ma tu ci vuoi dire qualcosa? Qualche nozione su questo Golosius? Da quanto so, loro hanno aperto da più o meno 2015, non questa sede, perché sono partiti dalla Campania. Ok. Hanno iniziato ad avere più sedi sparse per l'Italia, Milano, Roma. Infatti ne hanno un'altra piazza a Bologna e a quanto pare gli affari vanno. Gli affari vanno. Questo sarà il crispy o il King Pistacchio? La stagnola, questo è il crispy. Questo promette di avere una salsa equiparabile a quella del crispy McBacon del McDonald's. Che ti posso dire una cosa senza che mi meni? Crispy McBacon è il mio panino preferito del McDonald's. Non crispa. Vabbè, non crispa. Tu lo mangi, non crispa. Non so, non crispa, pazienza. Però perché devi contestualizzare sta cosa? Senti, senti l'odore. Puzza. Dai, c'è un odore molto marcato, molto pesante, eh? L'interno. Crispa sto bacon, Ale, Franchi? Insomma, è bello. Cioè, poi puzza, non vuol di niente. Mi il bacon è un po' mollo, magari sai, una bruscolina in più non guasterebbe, però non sembra malvaggio. Qua c'è un man che è sempre molto raggrinzolito, tipo la schiena di mia nonna dopo la doccia. L'hamburger è un cavolo d'hamburger normalissimo. Sì, ma mangia che sei fredda! Mangialo, ma sembra tutto in regola, cioè sembra pure un bel hamburger. Allora, lui già c'ha l'impostazione che è una merda, non ha neanche dato un morso. No, detto sì, nulla, per me questo è proprio plateale, che vabbè, di tutto quello che ho detto fin dall'inizio. Andiamo a vedere per la cottura. Bravo, io odio chi tergiversa con il cibo. Anche bravo, io, sai. Bravo. Cosa una bomba. Ma non è che lo mette ansia, più poi, che altro. È una cosa che fanno un po'. Sarei, no, ma sarei fallito come food blogger. Esatto. Tu devi sì. un secondo e perché poi scrivono, ma lo devi far vedere. Certo. No, è una cosa che fanno tutti, ma sai secondo me perché? Non lo so. È perché è proprio la gente che gli caga il cazzo. Perché in realtà siamo in pochi a pensare così. Perché pure a me non me ne frega nulla. Tranne in alcuni casi, che voglio vedere magari come è fatto. No, no, vabbè, ma è giusto. Sto a fare una battuta. C'è sta che devi far vedere. No, no, no. No, sai cos'è la filata? Però c'è chi esagera, zia, eh. Mo noi stiamo a vedere Franchino. Io ho visto certi che davvero ti fanno cadere quello le braccia. Che ha oggi. Quindi in realtà condivido quello che stai a dire. Ci hanno scritto in chat: non ci state capendo un cazzo, imparate a mangiare. Quindi vabbè, tu impara a vivere, pezzo di merda. Imparare. No, però allora devo dire una cosa: io su questo sono veramente terribile. Cioè, io faccio proprio i papponi, ok, proprio i minestroni. Mixo tutto e mangio alla velocità della luce, non sento neanche il sapore. Cioè, a me deve arrivare neanche alla papilla gustativa, solo al cervello. A me sul cibo non mi potete di incazzo, quindi di imparare a vivere, capito? Io bambino non so di mangiare, merda. Ragazzi, confermo, no, io sul cibo sono intoccabile. A me arriva tipo, che ne so... La pastura. No, arriva il carboidrato, quindi lo zucchero al cervello e ho una sensazione positiva. Oppure il sale... Sì. Vabbè, alla fine è quello. Faccio schifo proprio. Quindi sono l'ultima persona al mondo che può parlare di degustazione. In chat Sanadi lo fa spesso nei video questa cosa, tu dubbi? Ok, va bene. Non avevamo dubbi che lo faceva spesso, lo l'abbiamo già visto due volte. Sì. Ha buttato mezzo che babbo ma lo fa spesso che dice che puzza una cosa, che c'ha le cose di merda, lo mi fa spesso. Mi porta da va bene, la mamma. Io mi nutro, bravi, non mangio. Mi nutro, ecco, è vero. Sì. Io mangio per vivere, non vivo per mangiare. Vabbè, giù. Che era normalissimo. Andiamo a vedere la cottura. E per 11 euro, sinceramente, non vedo neanche il porn dove sia. Ma lei che si nasconde dietro al panino? Il porn arriva col pistacchio, Franchi. No. Vai, spacca. Allora, prima d'assaggiare, c'ho già una cosa da dire. Sì. Io ho assaggiato un altro format di loro panini in passato. Una cosa che avevo riconosciuto è la consistenza del pane, che è una spugna. È una spugna. Lo senti? Che non regge. Non sembra di mordere il pane.
come se non ci fosse. Pane indecente. La cottura dell'hamburger c'è l'acquetta, guarda. Quando lo togli dal frigorifero subito. Ho fatto lo shot termico. E per 11 euro di panino l'hamburger morivo, cioè bene. Nel senso, comunque, questo qua non è un panino food porn, questo è un panino. E il bacon? Bacon è moscio. È moscio, non è crispy, regà. È bollito. Già che mi mette bene. Bollito perché? Io vorrei sapere anche da Franchino la definizione di food porn. Perché io, cioè, non la so. Qual è il criterio che fa arrivare un piatto da food a food porn? Mi sa che deve essere bello pure solo da guardare. Che ti soddisfa pure solo se lo guardi e non lo mangi, secondo me. Poi non ha senso, secondo, che fa godere. Fa godere. No, ma lui lo diceva guardandolo, però è una cosa visiva, come l'ha detto lui. Non lo so. Cioè, vabbè. Vabbè, che c'entra? Dave fa godere il nutellone, però non è che sta scritto da nessuna parte che deve secondo essere. Secondo me food porn è quando food porn, tipo, il nutellone. Quando tipo Gianluca voleva la foto della burrata, ti ricordi, Gianluca, la burrata con i gamberetti? Per me food porn i crostacei. Erano o forse per blastare rossi. O forse per blastare il ristorante per il suo nome. È una tecnica comunicativa che ho sempre utilizzato anche io per blastare qualcuno, è far notare che anche nel nome stesso della descrizione magari del canale o di un qualcosa di una persona non riesce a soddisfare neanche lo scopo per il quale si sono chiamati, quindi annichilendoli, sì, annichilendoli nel cuore di quello che sono. Però vabbè, si tratta di comunicazione, ovviamente. Sì, non è il mio campo. Sai qual è il fatto? Che per me è tutto legittimo, ovviamente, quello che dice. D'altro canto uno potrebbe rispondere: sì, stava nella stagnola, quindi ovviamente diventa si ammoscia in quel modo, la carne non deve essere eccessivamente cotta, il gusto è soggettivo. Per esempio, parlavo con Dave ieri, mi ha detto, no, io ho mangiato, è buonissimo, quindi quello è insindacabile, può far bacon, cagare come può piacere. Posso dire una cosa, bacon, sul bacon ha sempre detta questa cosa, bacon, bacon, quindi là poi subentra il gusto. Sul bacon capito? C'ha ragione, poi secondo me c'ha ragione, non so, questo panino non l'ho provato, ma dico, c'ha ragione in generale che deve essere un po'... diciamo croccante, però se te lo mettono con la stagnola così un po' si ammoscia, sì. E poi, no, però se e poi è croccante rimane croccante, un po' sì, un magari po pure deve con essere la stagnola. Più croccantino anche a me piace. Non di sappiamo più. Quanto tempo il è passato. Pane penso che sia voluto che sia così spugnoso, cioè proprio, così. È proprio la tipologia di pane. Quello è per forza. Infatti lei che dice non è la consistenza del pane, però è pure là è gusto. Magari sì. A me piace effettivamente più scrocchiarello, però se lì è una tipologia di pane così. Per esempio, di me è tornato il discorso della piadina. Quando fanno un lavoro della piadina del kebab, che gli danno quella bruscolatina, che tu quando vai a mordere un po' scrocchiarella, io la gradisco fortemente, per me è un punto in più. Però pure lì è gusto. Per esempio c'è Marco, non so se si è sentito, sì, che ha detto per lui il contrario. Per me costa così. Quindi alla fine stiamo anche navigando su un qualcosa che è puramente oggettivo, fino a una certa, perché il bacon è cotto de merda. Sì, okay. Okay. Esempio. Senso, poi il resto è gusto. Stiamo parlando dei gusti, il discorso è più ampio, sti cazzi dei gusti dei panini. Esatto. Non è di questo che si sta parlando, non è per questo che la gente si sta appassionando a questa storia. Non è il panino se è buono o meno, la gente non si è adirata per il panino. Appunto dico che tutta quella premessa ha portato a questa cosa qui. Era inevitabile, raga. Quale premessa, scusa? Tutta la premessa no, certo, cioè alla fine sti cazzi voglio certo. Scardinare questo sistema delle marchette. Sì. Ok. Quello ma è questo l'argomento. Cazzo di panino, buono o cattivo che sia, per il gusto soggettivo, a meno che, ripeto, non metta dentro che cazzo ne so, l'adamantio di Wolverine, certo, allora certo. Lì è un altro discorso. Però avranno il cazzo di diritto di farsi sponsorizzare? Sì. Sì. Dall'amico loro anche, certo. Lui avrà il cazzo di diritto di dire questa cosa fa schifo? Sì. Però tutta quella premessa purtroppo fa pensare che il gol era uno. Esatto. Sì. Ma anche viste le storie che ci ha linkato Palle Uomo dicendo ho visto il video di Foyce e andrò a Milano. Questo non è a Milano, a Roma, no? No, Roma, è un'altra no, cosa. Si parlava di un'altra cosa. Comunque quel modus operandi adesso, c'è. Beh, più che altro ha visto che ha funzionato, ovviamente lo cavalca e dal suo punto di vista fa pure bene. Non c'è nulla di male, bisogna secondo me essere un po' più chiari facendo i nomi, magari c'è. Pubblicità ingannevole, ragazzi. Deve fare nomi. Ma che veramente il McDonald's è buono il McDonald's allora? Posso offrire un'alternativa che secondo me avrebbe fatto meno danni a tutto questo. Mo, va bene, non si riferiva a Foyce, anche se è assurdo, ovviamente sì, ma facciamo conto che non si riferiva. A chiunque si riferiva è molto meno dannoso dire «Oh, tizio Gaio, sei andato là, ma che è buono, ma che sta a dire, oh, mo ce vado io e vediamo».
piuttosto che di no, perché quelli dicono tutte cazzate, vengono pagati. Cioè, secondo me un approccio molto più sano sarebbe stato proprio dire: Giovanni Fois, ho visto che hai fatto quel video là dove sei andato da Colossus, mo ci vado pure io e vediamo. Perché tanto abbiamo capito che fa così, l'ha detto. No, secondo me invece il punto è stato centrato successivamente, per questo che nella live di oggi eravamo d'accordo e con questo video no, visto che siamo onesti. Perché? Perché mostro la gioia, ma il nero cosa... no ragazzi, non è che ritrattate adesso, stiamo parlando di un'altra cosa, mo. Quella roba lì non è stata detta in questo video, in tutto quanto il rush iniziale non ha detto se fanno pagare in nero, non ha detto... non metto nelle ADV, non mi prendete per il culo che rigirate la frittata dopo. Ma poi sono tutte cose teoriche. Quella è un'altra cosa. Ed è prove. Super legittima, come l'ho detto alle 15, lo ribadisco adesso. Infatti dopo, secondo me, Franchina è andato nella direzione corretta. Cioè, ha un po' scoperchiato il vaso di Pandora. Sì, il discorso tant'è che, sta, come abbiamo detto, qualcuno, credo tra cui Nicola, ha modificato i post, eccetera. Ma non è niente che è presente in questo video. Sì, sì. Non ci provate, eh? Non ci provate, eh? No, andiamo, va. Poi parla di marchette, anche in questo caso non abbiamo prove, no, siano marchette, cioè lui lo dice magari un po' la... Vabbè, deve fare i nomi, mo, nel prossimo video se fai i nomi è per però da un po' voluto, cioè, no, se no, pure qua non abbiamo la sicurezza che quando sono andati qua erano tutte marchette. Ma lo scopo non era quello, una sola teoria. Rispondo a voi, mica a Franchina adesso, eh? Io ti rispondo a voi che dite, no, però questi fanno... No, non c'entra un cazzo. Stiamo a parlare di questo video. Dai consistenza al panino, che il pane è moscio. Ma come Tony Hamburger, cioè, panini americani. Vuoi dire, è rimasto pure crudo. Sono morti. Si è scongelato, non so se si vede. Cioè, quando ti dico che se magari studiassero un pane un po' più consistente, non ti ritroveresti in bocca, capito? SpongeBob. Salsa crispy? No, salsa crispy c'è. Questa è la salsa crispy. La salsa ma poi packaging, ma i tovaglioli? Ce l'ho io. Scusate, non voglio di niente. Manco nel vostro, nella scala. Quindi ricapitolando, leggermente scarico dei condimenti, pane immangiabile, perché comunque è anche crudo. Mm-hmm. Hamburger cotto male, quel cheddar filante così che... Dava consistenza, ma il gusto non arrivava molto. Il gusto zero, ma mi dava fastidio masticarlo, mi stava a strozzare. Quindi a 11 euro non ti vedo proprio. Un panino che io gli darei 5 e mezzo, 6 meno, la sufficienza non gli darei perché... Io non ho capito, ma è crudo o moscio sto pane? Il pane era crudo, ma poi che vuol dire? Pane crudo. Non capisco, non lo so. Non l'avevano abbrustolito abbastanza, credo sia quello il significato del pane era crudo. Vabbè. Se calcoliamo tanto il rapporto qualità prezzo, no? Certo. NCSP. Oh, qua ha scolato il sangue nella scatola. Pure il pane. Quindi, aspetta, non mi sento pronta, non mi sento pronta. L'hamburger, guarda, continua a fare l'acquetta. Questa è acquetta e sangue e non si può fare su un panino che io te pago 13 euro. Cioè, non è cotto come bisogna cuocere la roba. Mi dispiace. Questo è pistacchio, Madonna, no? Ecco, qua già sta ancora... King pistacchio. Oh, Madonna, senti che puzza. Senti, puzza. Puzza. Regà, sono matto io o puzza? Strano. Puzza. Che deve vedere sto cazzo di panino? No, ma pure quell'altro puzzava, ma questo di più. Ma io non capisco. Io voglio annappiare. Ma io non capisco questa roba pure della facciamo carne. Facciamo una live, ragazzi. Allora, la carne, mo adesso perché, mo me incazzo. Allora, la carne si può cuocere in vari modi, ovviamente. Perché quando andate al ristorante vi chiedono, la carne come la vuoi cotta? Tre modi, sono tre. Tre modi. Non è che è difficile. Magari non ti piace a te. Ok, c'è invece chi è avvelenato e dice no, la carne è solo cruda, solo al sangue, proprio che deve tirare fuori il sangue. Tu dico io che è successo. Tipo Alex non la può più mangiare sangue da quando è stata incinta, proprio se vede una cosa leggermente non cotta, proprio all'ennesima potenza, sbocca. Mm-hmm. Beh, per me è matta perché certe carni non le puoi mangiare così, però cazzi suoi. Ti posso dire che è successo secondo me, penso di avere la verità. Vai. Lui ha mandato te entro gli altri due. Sta cosa sai quando accade? Sì. Quando tu la chiedi cottura media e te la fanno invece troppo al sangue. Questo secondo me avviene in questi casi. Perché di solito quando la chiedono cruda, so poche persone che la chiedono cruda. Sono entrate altre persone, avranno chiesto sicuramente la via di mezzo che è stata tirata fuori troppo al sangue rispetto alla via di mezzo. Non è al sangue questa. Non è al sangue questa che mostravo Franco. Ne sono sicuro. Ho detto un'altra cosa, parlavo del gusto. E ovviamente qui si parla di hamburger, non si può prendere al sangue l'hamburger, non è quello che vi sto dicendo. No, invece sì, fanno anche volendo sì, però vabbè, al di là di quello, di base l'hamburger non si fa al sangue, mm-hmm, col panino, sì, si fa media come cottura, va bene, ma sì, questa qui non è al sangue, non è al sangue,
Comunque, ringraziamo. Media. È media. Media, sì. Thomas, grazie. Vendo erba, che sono arrivati un po' di fila. Ah, grazie per i sub, ragazzi. Dai, spegnete sto hype train, che qua non si capisce un cazzo con questa chat. Gel lontana, 3000 messaggi. Panna di super lavoratorissimo, patatine fritte, hamburger mezzo schifoso, due fette di mortadella tagliate a triangolo. No. A mortadella così però no, sì. Cotta. Ma che c'è? Pistacchi. No, è ingiustificabile. È ingiustificabile. Ragazzi, posso sentir tutti, ma la mortadella così no. La mortadella così e il panino secondo me non è qualificato. Un hamburger così. Ah sì, questa qua è la mortadella proprio fatta triangolare così a cazzo de cane, fa cagà. Mi dà l'idea proprio di quelle lì che becchi tipo entro le scatolette del supermercato, che sono fatte proprio industrialmente, che sono tutte uguali. Greve. Metti una bella mortadella tagliata fina, capito? Che magari gli dai pure, che ne so, una brususcolita che ricorda un po' il bacon. Ma si può fare in tanti modi, si può fare poi sopra, ne metti il pistacchetto. Beh, lasciamo perdere, Infatti è brutto. No, no, fa cagare. Considerando la forma rotonda, quindi sono le mortadellette, quelle rotonde così, proprio della Lidl, del discount. Quelle già tagliate, grigliate, sì, quelle sono industriali. Diciamo. Crema di pistacchio che puzza, regà. No, vieni, no, guarda, no, in camera, no, perché, cioè, senti? Vieni, odora. Uno schiaffone di pistacchio di bronzo. Di bronzo. Che altro ci mettevo così non sentite niente di quello che vi sarà a mangiare. Dai, mettiamoci pure le patatine fritte. Vai, va. Iniziamo, andiamo questo panino. Qua ce lo mangiamo noi. Amico mio, c'ha ragione. A me pure fanno vomitare queste cose. Però c'è chi gli piace. Allora, scusami, a me fanno anche vomitare. Più De Franchino. Ma te lo stai a comprare a te? C'è chi piace. Ma se lo piace, fanno, ragazzi. A me fanno cagare. Se questi hanno aperto 3000 posti, se vede che la gente se lo magna, no? Ma non ho capito. Cioè, stiamo sempre là, se no. Cioè, non è che c'ha ragione, è il gusto suo, il no? Gusto esatto, legittimo. Allora, non c'è da avere ragione. Capito? Cioè, non è che c'ha ragione. C'ha ragione perché troppa roba. Non te la magna. Io pure certa roba che te mangi te, dico, Cristo santo, neanche in un'altra vita. Hai visto che mi ordino qua, te mi guardi a volte proprio con un'aria di una persona che sente odori molesti, quindi lo so, cioè non è ma quello. Ma ragione, sta a fare una recensione, no, sto rispondendo a Gianluca. Ragazzi, stiamo dibattendo sul cibo. Sì, ma infatti lasci perdere, se no siamo pure finiamo più, poi come facciamo? Quando si parla di cibo, capirai. Come facciamo a dire che ha ragione se non abbiamo né assaggiato né odorato ma noi? Infatti, il quello che abbiamo prodotto. Detto fino adesso è che non è il punto sul gusto. Esattamente. Non ci cazzi del gusto, okay. Esatto, meno male. Stiamo semplicemente dicendo che si sta cercando qualsiasi pretesto, vero o presunto, perché magari sono cose che pensa. Io credo che sia pure onesto, perché dovrebbe dire cazzata, ma penso che dopo quella premessa non avrebbe potuto dire il contrario. Non potete non chiedermi di non parlare di gusto. È come dire a Simone di non parlare di musica, ragazzi. Cioè, per me il gusto, la cucina. Sì, cosa. Ma non è il punto del video. Io cioè, analizzo tanto, proprio sotto cioè, tutto un altro aspetto. Io ma analizzo. Non lo perché senti il gusto. Allora facciamo vedi, questo. Cioè, no? A prescindere da quello che dirà lui, io voglio essere onesto. È partito col piede di guerra, è partito fazioso. Ok. Però effettivamente non gli è piaciuto per davvero. Non frega a nessuno del panino. E questo è quello che voglio dire. Però è secondario. Sarà secondario, terziario, quarto, quello tipo che cazzo ti pare. Però secondo me è così. Quindi, partito col piede di guerra, ha sbagliato proprio tanto. Mo toccherà vedere se va in altri posti e magari gli abbassa i voti perché vuole essere fazioso. Lì sarebbe scorretto, però farà così? Ma dopo tutto sto casino no. Ma meno male che è successo tutto sto casino e secondo me un video del genere così che ha creato tutta sta shitstorm non avverrà più. No, ma io non posso mordere queste panine con questa salsa. Arriva, ma dai, ma che è? Dai. Vai. Hamburger guarda cotto malissimo. Sì, sempre super sognoso. Mi sono macchiata pure il pantalone. E poi si alza la pena. Malissimo. No, sta crema di pistacchio, raga, è mangiabile. Assaggia la crema di pistacchio, è mangiabile. È mangiabile, raga. No, calcola, non credevo fosse così. Sto pistacchio. Cioè, una cosa proprio. Sa di terra? Sì. La cottura a me sembrava buona. Mi sono messo in bocca una manciata di terra con i vermi. C'è pure la texture del pistacchio. È tremenda. Cioè, dico, allora. Hamburger fatto malissimo. Se prima, quantomeno, il gusto dell'hamburger. Questo no. Lo mangiano loro. Si riesce a finire una frase. Non te lo devi mangiare se non vuoi. Quello con tutti i sei, ma. È un panino. È un panino, alle 5 e mezzo, sei meno. Alla fine, guarda, ti lo manco mai isolato. È un panino. Questo non è. Se non anche appena mangiato in kebab. Hanno lasciato un 3. No, vabbè, sì, ma l'hanno lasciato con sdegno. Non sì, so per se carità. Avete notato, tipo di una merda. Sì, come se fosse tutto programmato. E non lo è, come se fosse. Cioè, come una coreografia. Cioè, così accade tutto così spontaneamente.
che sembra una coreografia, ma non lo è. Spatto la bocca, c'è la bocca che... È cioè, è una di quelle cose di cambia sapore, che se ci fosse un dolcetto io qua muoverei volentieri. Sì, no, adesso mi devo bevere un'acqua all'acqua frizzante, una Coca-Cola, no, qualcosa. No, non ti sgrassare. Voto. Vedo io, prima l'hai dato tu prima? Vedo io? Sì. Allora, considerando il prezzo, considerando la qualità delle cose, considerando la cottura delle cose, e considerando che il primo panino non mi è disponibile. Ma che state a di voi, regà? Io lo so che me la prendo con una parte minuscola della chat, però... Cioè, vabbè. Siamo gente noi, no? Che con queste cose ci sguazza e ci lavora da anni. E sappiamo, almeno so... Questi sono tutti novellini. Capito? Tutte le conseguenze... Franchino che è più grande di noi d'età, ma è da poco. Dire mezza frase in un video, specie in un momento in cui stai in hype, io YouTube fa cagare, ma il potere che avevo con le frasine, con le frecciatine, ma quanto me ce so tagliato? So come funziona, so le reazioni del pubblico, per questo mi sono responsabilizzato a lungo andare, perché ho capito che io c'ho tipo il potere di poter mandare le cose, ma quando c'è un potere così grande non puoi fare come cazzo ti pare, sennò crei il caos. E a meno che non sei Joker, a una certa al caos dici... Joker fumettista. Meglio non... Sì. Meglio non creare danni con questo potere che io sento di avere, no? Puoi anche usarlo per creare hype, per innalzarti, per fare, no, per dare la percezione che stai a fare quello che sbaraglia tutti. Ci sta, è un gioco. È il gioco della comunicazione, è il gioco delle fight tra youtuber, no, che ricorda il wrestling 2016. Però parliamone con cognizione di queste cose. Perché se me fate i ragazzini che hanno il loro eroe, come ho detto anche nella live delle 15, non si arriva da nessuna parte. Cioè... Parliamo di questa cosa, analizziamola, consci che esistono sti meccanismi, perché se no non arriviamo da nessuna parte. Cioè, nel senso, non vorrei mai a mangiare perché ci sono un milione di altri panini buoni in giro, però non mi sono sentito... Solato. Ma quale solato? Violentato nel mio essere, nell'animo, con quella crema di pistacchio che puzzava. Quindi considerando anche che il primo panino ci posso chiudere l'occhio, quindi grazie a quello, se no altrimenti era meno il mio voto per Gologius è 5 pieno. 5. Non gli posso dare 5 più. Come grazie al primo panino non gli posso dare 5 meno. O 4, 4 e mezzo come era del panino. Cioè il panino Lord Pistacchio per me è 4. No, immangiabile. Sì, se dovessi considerare entrambe le esperienze, la prima fattibile, il Lord Pistacchio proprio un Lord ferito. Guarda, è andato un guerra e non è ritornato. Infatti, la travagliata, io mi sento da 5 e mezzo. 5 e mezzo. 5 e mezzo per quella. Te giuro, io mi credi che io non credevo che quello col pistacchio fosse così. Cioè, io mi aspettavo qualcosa di problematico, perché il pistacchio lo sai che mi fa un po' triggerare. Però non questa cosa. Non. Poi tutto molto abbondante. Questa concezione dei football. Ma sì, ma carichiamo. La mortadella non aveva senso, quella mortadella lì veramente di una qualità molto bassa. Con le patatine fritte, quel formaggio che è difficile anche a masticare. Io veramente non capisco come la gente possa mangiare queste cose e autoconvincersi che è buona, perché qua non c'è neanche la soggettività del gusto. No. Cioè, la soggettività del gusto la posso trovare nel primo panino. Oh, deve essere un bicchiere per quel panino. Vabbè, cavoli tuoi. Cioè. Ma l'altro non era una cosa buona. Concordo. Una cosa nell'altro, sai. Ovviamente non ha senso, no? Lo capite da soli? Ha detto qua non esiste la soggettività del gusto, non te può piacere. Ovviamente non ha senso. Sei d'accordo, no? Ma non c'era la cosa iniziale che erano tutti gusti, quindi anche quando, e quindi pareri personali, quindi anche quando dice che non ci deve essere soggettività, uh-huh. è un parere soggettivo. Ok. Se fa cagare, fa cagare. Allora ci viene sono meno i tutto profili. Viene meno tutto il discorso che abbiamo fatto fino a mo. Effetti. Quindi o esistono i gusti insindacabili delle persone o esistono cose schifose a prescindere. In questo caso, questo ristorante Gologius, food porn, che schifo. Deve far schifo a prescindere. Non è vero, Mara, se la carne è andata male. Ma che c'è? La carne è andata male. Se la carne è andata... Non hanno detto che è andata ma male. Non è quella, la carne è andata male. Cosa, vabbè, raga, ma io... Cioè, basta. Siete proprio tremendi. Vanno a dare ragione a qualcuno. Vuoi dare ragione a prescindere, pure quando vi smentiscono proprio palesemente. Vabbè. Tipo pure Franchino oggi che dice no, c'ha ragione, Simon loro. No! Siete fantastici. Siete ovviamente sempre la minoranza chiacchierona. Come ha detto bene, dice chi si mangia la merda, davvero. Gli piace, quindi certo. Effettivamente certo, ma come con i film, ma quante volte sì. Io ho detto magari sto film è una merda, però mi piace. Vabbè, consumare sì. Questa merda di film, cioè, chi però piace comunque, cioè, è una merda, cioè nel senso tutto sbagliato, però mi piace tantissimo, che devo fare. Quello è un gusto soggettivo, poi puoi dire oggettivamente
è fatta bene la regia, le inquadrature, le cose, uguale col cibo. Poi oggettivamente è cotta bene, cotta male, c'è troppa roba, ok, ma non puoi dire se ti piace, è impossibile che ti piaccia. Burrata di bufala. Sì, mettiamoci pure un po' di burrata, perché così viene più carico. Esatto. Ma secondo me non un po' di carbocrema. Ma secondo me non ci hanno messo più tanta roba, perché comunque sia dove fanno pagare 13 euro, perché magari ci stanno dei panini in giro che li fanno a 18 strati, che poi vai a pagare 22 euro. E non, so, non so cosa mangi, dai, regà, il food porn non è cucina. È il male. Il food porn è prendere un tot di ingredienti che non hanno alcun senso l'uno con l'altro e buttarli dentro alle cose. Senza criterio. Quindi veniamo incontro dal 5.000. Su questo sono perfettamente d'accordo. Food porn. Su questo sono perfettamente d'accordo. Bene, ma tu con i film allora? Ci sono o non ci sono? Le cose oggettivamente fatte male? Sì, ma possono piacerti, l'ho appena detto, porco di Dio. L'ho appena detto, porco Dio. Dire che una cosa non può piacere va contro una delle leggi fondamentali dell'universo. Cioè voi state andando contro una legge dell'universo per difendere Franchino. Penso tuo, Golocius. 5 più. Audio? 5 più. Voi siete d'accordo con il nostro voto? Tiziano, perché qua poi abbiamo pure differenti generazioni. Siamo Sharknado a suo modo, c'è chi piace, cazzo. E se tu sei d'accordo? 5.000 addirittura. I miei calzini, calzini. Io dico la Z, sì, è sbagliato, lo so. Riassumo perfettamente il mio stato d'animo in questo momento. Sono messo tra addolorata e... No, Giulietta, non fare così, dai, non ti ci porto più. Primo episodio andato alla grande. Proprio scoppietta, un inizio scoppiettante. Paradisia con questo food porn. Mamma mia. Ecco, aspetta, però... scusate, questa, paradisiaco. Aspetta, questo... dai! Non lo difendere, a prescindere! Questa... Basta! Ma vuoi tacere, porco Dio? No, questa che... è una città a qualcuno. Di chi è, per favore, visto che non la conosco? Il siciliano. Era Blur. Il siciliano. Ah, come... ok. Chi è? Italy, Sicily, quello che ha scritto oggi. Ah, quindi è un attacco a quello. Film di Truffone. Vabbè, un attacco, questa è una battuta, dai. Sì, tu. Però pure per è lui capì... o no? È lui o no? Chi... Ma a chi è riferito? Melville, chi era? Quello, quello che ha blastato Croix. Ah, lui. Ma c'è scritto in chat alle 15. Udicola. Lo so. Io lo sto chiedendo alla chat. Raga, svegliamoci qui. Paradisiaco. Rispondetemi, paradisiaco. Lui sì, o non è lui? Che non mi capisci, quest'altro urla prima che parlo. Che no, vedevo dire? La chat. Ah, ok, pensavo già di con me. No. È lui o non è lui? Certo so che lui. Vabbè, comunque sia, sti cazzi, questa cioè la battuta, chi se ne frega. Paradisia. Io non sto a capire perché non conosco sto mondo. Ma è pure per capire, se lui non fa nomi, no? Io voglio prendere gli indizi, pure PD, magari si riferiva a quello, te vado a vedere se ha sponsorizzato entrambi i posti e no, qualcosa gliela voglio tirare fuori, per quello intendo. Paradisiaco, chi lo dice? Il termine paradisiaco l'ha detto anche Giovanni prima, solo okay, che purtroppo mi sfugge il collegamento, cioè... In che contesto ma lo no, ha detto? No, qua l'ha detto come vedi, ah, questi dicono che è paradisiaco, ha fatto il meme, in realtà è una merda. Ma questo ci sta, raga, non è che uno deve romper cazzo tutto. No, vediamo però un mi po' pare che fosse faccia. Una cheat diretta a qualcuno ho chiesto, che ha so. Fatto un video proprio su quel ma ristorante Marco lì. Ma non lo diceva lui paradisiaco e voi ci facevate pure Marco il meme? Ripa. Sì, ma quello è un ma non me- penso è che un sia. Meme- è un meme vecchio partito da una volta che l'aveva detto lui, ma non è complicato. È il meme di Marco Ripa, sì, abbiamo capito. Per finire la frase. Sempre pure voi tutte le sere quel periodo, mi ricordo io, più che la live. Naturalmente non so dire io perché sono impacchettati. Crank Crispy Golosius. Wow. Hamburger smashed, pulled pork, spada di maiale sbilanciata cotta a bassa temperatura, cheddar fuso, salsa crispy e bacon croccante. Questo è il nostro omaggio, probabilmente uno dei panini più famosi del McDonald's. Panino che facciamo dal 2016, vince tanta storia. Ne avevate fatti, immagino, ne avevate fatti tanti. Andiamo con il secondo. Ne abbiamo tutti diversi, praticamente. Già si è complicato la vita da solo, li ha fatti tutti diversi. E questo è il carbonaro. Se abbiamo un carbonaro, ora qua. Mamma mia, ragazzi. Il pane è quello super buono. Mazza, buono, raga. Perché questo non sta nella carta stagnola. No, non è a sport. Molto sì. Semplice, ragazzi. Napoletana della carbonara, sempre con rispetto, con rispetto. Da noi si dice a capa mi sotto i piedi vostri e pure zumba, quindi sempre con rispetto dovuto. Polo chicken, quindi qui abbiamo salata iceberg, pomodoro, sopra coscia di pollo, salsa giana. Demonio, mangiate questi panini! Metteteveli in bocca! Ingollatevi i panini! Basta smanettare, poi almeno fai vedere e mangi, non è che ne ordini 16... Fai vedere uno per uno e non mangi! Magna! Mamma mia, il veleno! Lo so, sicuramente. Ce l'hanno presi 16.
Chi se ne frega del proprietario? Mi fa avvelenare uguale. Sarà questo. Dai, non ce ne frega un cazzo. Su, che palle. Paradisiaco. Ci siamo? Vai. Che è sto primo? Devo dire che lui fa sempre sta faccia così. Sempre. Oh. Io mi riferivo a quello che hanno detto De Fabri sto video con sta faccia, perché c'ha la faccia tutto... sempre quella faccia da orgasmo. E sarà piaciuto. Sempre così. No, lui è Matteo Di Cola, ragazzi. Ok. Quell'altro sarà... oh, guardate, 1 2 3. Oh! Però sembra buono, ragazzi. Non capisco quando parli. Se io mangi, mo sembra buono, dicono, perché la persona Marco... che sto sta a mangiare gli pare buono. Ah, sì, no, si chiama simpatia umana. Ma non mi sto basando, io sto a guardare il prodotto, non sto manco a guardare in faccia. Cioè, ma... quell'altro panino, come l'avevo visto prima, sembrava un po', capito, mezzo vuoto, un po' povero. Qua ho visto due belli hamburgeroni, tutta salsa, cheddar, ho visto del cheddar squagliato, il bacon. Sì. Cioè, mi sembra un bel panino. Ma secondo me, anche se il panino prima di Franchino lo vedevamo mangiato da una persona che se stava a morire di fame orgasmava, implicitamente, in quanto esseri umani, ci sembrava più buono, perché è così che funziona. Ovviamente. Poi... di che dobbiamo parlare? Non lo so, sì. Non è così. No, vabbè, vedendomi sti video, a me, io guardo la cosa, sai quante volte penso questi qua stanno di paradisiaco, delle tenne a merda, ma l'ho detto pure ci influenza nella... inconsciamente. L'ho detto pure nella chat, nella live di oggi, Ho detto che a me mi triggera vedere persone che dicono sempre che è buono perché poi non sai quando mentono. Diciamo, perché massa, se vede a volte non che non se sta mangiando una cosa che a me non aggrada e dico "ah, è buono". In questo caso è l'opposto. Poi può essere pure che vengo influenzato, sicuramente sì, però non in maniera così eccessiva che mi basta vedere questo che fa finta che gli succhia nel cazzo per dire un bel panino. No, non è che diventiamo delle scimmie, ma dico in generale, nella vita di tutti i giorni, nelle pubblicità, in tutto quello che vediamo, le modelle che si spruzzano il profumo e orgasmano mentre se lo spruzzano, cioè tutta sta dinamica di vedere un altro essere umano, tuo simile, che gode di qualcosa, implicitamente ti farà pensare, oh, quindi se la assumo anche io, godo pure io. È un principio di marketing, di pubblicità. Okay, no? Metti un attimo 5 secondi indietro, che questo è un altro panino. Vado aggiungere una cosa solo, però. Vedi che una cosa sola, che va a favore di Franchino in questa ipotesi qui. Mm-hmm. Se effettivamente quello è il proprietario, potrebbero averlo fatto anche bene appositamente. Gli ha caricati, dici. Sì. Guarda, metti reaction. No, sì. Dai, perdonami, regala, li abbiamo visti panino i panini in di sé, prima. Certo. Metti un attimo reaction. Forse non è lo stesso panino. È un panino più carico questo. Forse è un panino diverso, non è lo stesso. Non è lo stesso perché sembra tipo quando aggiungi l'hamburger. Hai visto che alcuni hanno la cosa che puoi aggiungere? Non è lo stesso. È comunque un panino più sostanzioso. Se c'hai il proprietario lì e sai che te deve fare un video, a differenza di Franchino che ha mandato l'altri. O cari, questo può, è per questo che i critici culinari ci vanno in incognito, è vero. Nei posti per non essere trattati a favore, no? Qua, giusto, qua, giusto, 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 giusto. Se scoglie su YouTube, su Instagram è più impostata. Daniele è andato sul cappotto. Oh, fai risposti, saluta, cioè. Ragazzi. Sai che morso? Vamos, il crispy, ragazzi. Siamo direttamente qui da ragazzo, l'Andrea di turno. Che stai mangiando? Il Golo Chicken, mi pare, si chiama questo. Andrea, diccelo. Dici che cosa sa, Ragazzi, abbiamo Vincenzone di Roma Dinner imbucato così al locale prima di una cena. Mamma mia, guardalo qua. Un attimo, pausa. Completamente. Allora, io mo non so questo ragazzo... come fai i video, però sto video effettivamente sembra confezionato non a una pubblicità, però sicuramente un accordo che se fate solito quando vai a un posto e te fanno provare più roba possibile. È difficile che uno entra in un posto e si metta di mumme compro tutto. Di solito ti fanno assaggiare un po' di tutto, quindi c'è un accordo prima, quindi sicuramente potrei rivederlo più verso un attacco a sto Matteo Di Cola piuttosto che a Foyce, sai? Mm-hmm. Sì, sì. Poi dipende chi ha detto paradisiaco. Però sì. Anche. Poi, chiaro, c'era anche il proprietario nel video. Cioè, è stato il proprietario stesso. Il proprietario stesso a far vedere tutti i panini, no? Sì, quindi sì, è chiaro che è confettato. Potrebbe vedere l'approccio che ha avuto Foyce. Freddo, non sciolto, è buono lo stesso. È tosto. Comunque, le patatine sono molto buone oggi. Vediamo. Le patatine del Mac sono probabilmente le mie preferite. Non è questo, allora.
ancora. È McDonald's versus quanta monnezza non che devi mangiare ogni giorno. Ma poi il Mac, come ma io mi mangio, che ne so, un pacchetto di patatine al Mac e già sto proprio... Beato Deda. Io stamattina alle 8 mi sono ordinato una pala di pizza con le patate. Ma come fate? Una pala. Una pala. Non sto scherzando. Ormai puoi vedere lo screen. Ho disabituato il mio organismo al junk food. Sì. Io ho bisogno quindi di non tante lo tollero calorie. Proprio. Cioè, mi... Ma non è che mi sento male, mi dà proprio fastidio. Cioè, mi sento tipo una rana, mi gonfio tutto. Te giuro, sta, tutto il rana. Sale, mi dà proprio fastidio. Sento quella salsa come una coltellata al palato. È quello che succede quando non lo mangi da tanto sì, tempo. Sì, è come quando uno fuma una sigaretta e non ha mai fumato. Sì, io sì. Sono abituato a fumare. Bocius è un paio molto simile a sì, mi piace. Però non quelli eccessivamente caricati, tipo il Philadelphia lo odio sul sushi, anche se mi piace in generale. Ti mangiavi semplice, l'avocado con salmone. Ah, sì, mi ricordo, avocado vero? Mi piace, buono, salmone semplice. Irmigiri. Bravo, sì, non mi piacciono quelli Dragonfly. Sì, sì, California. Io sul cibo, ragazzi, sono proprio basic. Sai che devi provare, da? Vai. Prova il sushi de carne, devi provare. Che in pratica ti mettono tartare di manzo, abbinate con varie cose. Fidate, provalo. Okay. Poi se volete consiglio pure un paio di posti, non diciamo in live, dai, perché dai. Davvero ci dovete pagare. No, ma io non faccio testo sul cibo, ragazzi. Ma sono buoni fragili, veramente... costano un pochetto, però sono base, buoni. Cioè, se una cosa è minimamente caricata, non ce la faccio. Sì, le più classiche che avevano. Ah sì, il prezzo è di 11,50€, quindi fosse stato un euro di differenza, avrei detto, vabbè, dai, un euro, due euro, li tiri fuori per un pranzo. Però già 3,50€ è diverso. Però c'è da dire che, ovviamente, il panino è più grande e le patatine sono più grosse. Sono buone, però non hanno quel sapore che hanno le altre. Posso dire, un po' più chimico. Tu sei sente che sono patate fresche con la buccia, quelle sono un pochino più buone. No, prima voglio mangiare chimico, è buono, lo faccio. Passiamo un hamburger, ok, 3,50€ in più, stiamo parlando di hamburger. È il doppio. È il doppio, in realtà è il doppio. È il doppio il pane, la carne è ovviamente molta di più, anche gli ingredienti. Questo è quello dei Franchino. Vedi, però, questo è come no? Quello dei Franchino. Qua c'è un hamburger solo, là mi sembra ce n'erano due. Però potrebbe essere pure un altro panino. Questo sì, sembra più o meno simile a quello che c'aveva Franchino. Esatto, bravo Marco. Bravo Claudio Bisi. Arbonaro, bravo. Sì, Arbonaro, sì. Io sto a posto. Se tu mi dai una scatoletta di tonno, capito, co... cazzo ne so. O di riso bianco. Bravo, top. Riso basmatico. Io solo basmati, quando come si chiama? Basmati, sì. Io solo quando sì. Si mangia orientale, cioè sto un po' di riso bianco con un po' di salmone, avocado, sto a posto pure io. Però di riso basmato. Io sono esagerato, Non nel senso non mi mangio la monnezza, poi faccio le mie porcate, però non lo so, il contraccolpo non del senso di colpa, il contraccolpo all'organismo è troppo forte, quindi ormai sono disincentivato a mangiare. Io pure ho diminuito molto. Una carbonara a pranzo e una matriciana a cena. Vabbè, però ci sta, cioè sto nel senso, cioè... Sì, comunque quello era il mio schifo, insomma, piatti italiani. Cioè, il giorno in cui sgarri, capito? Non è che... Sì. Vabbè, comunque. Tipo in uguale, che poi questa tipologia ormai in Italia la fanno veramente buona, non siamo più inferiori all'America. Già solo da qui si vede il quanto è succoso. Ho avuto un orgasmo culinario. Mio è buono, è buonissimo, cioè proprio, non è crispy, non è crispy, è bello. Io non sono assolutamente d'accordo, invece è buonissimo, molto meglio quello del Mac, secondo me. Cioè non c'è proprio paragone. Le patatine possono essere proprio quelle del Mac, però il panino, questo è il panino. Io parlo per i ragazzi di Roma Sud che è cresciuto con un euro a settimana, due euro a settimana, e ti dico che quei 3,50€ in più per me avrebbero fatto tanta differenza, però è veramente tanto buono. Quello che mi è il sapore del crispy, cioè del Mac bacon, cioè capito, è qualcosa di ma statuto, uno statuto, cavolo, è proprio... Un po' come le patatine, il sapore, anche nel senso, sono più chimiche, cioè è normale che hanno quel quid in più. Dopo aver discusso per 25 minuti sul perché di questo video, che vi ricordo sta un po' cambiando il mio genere di video classici, no? Cioè, cerco di fare sempre quello che mi piace. Non niente di che, mi è sembrato super safe. Sì, in effetti. Per quello dicevo, marchettata. No, l'ha detto prima. Un suo amico. Un suo amico ha fatto il video, però. Ha fa un video paragonandolo al McDonald's. Ci sta. Un nuovo fast food di un suo amico creato con la cosa, con l'hashtag food porn. L'ha voluto paragonare al fast food più famoso di tutti. Un hamburger a vederlo finto, esagerato. Era pure. È un video tranquillo. Era un panino qualunque. 400.000 visual. Forse non ha fatto più di uno. Vabbè, io mi sono puntato sul paradisiaco solo perché l'aveva detto pure prima Giovanni in live, quindi pensavo che fosse una cosa. Ultimo tentativo Instagram Matteo Di Cola, che fa tutti i reel così. Okay. Vediamo. Mo, per curiosità. Vediamo un po'. Purtroppo cioè chi è debole di stomaco esca. Per esempio io skippo sempre. Mi sa che lo seguo, Matteo, ma è uno dei pochi che hai post nascosti da me. Purtroppo, insieme a Matteo HS. No, scherzo. Matteo Di Cola, o forse no. Grazie, fight! Vedi, manager Italy Food Porn, vabbè. Andiamo direttamente a Reels. Andiamo qui, andiamo alla sofferenza. Madonna mia, ma che è sta cosa? Dio santo.
Ma questo è fatto. No, queste sono le ricette, però. Già carino. Sono le ricette, queste sei fa da solo, quindi va bene. Hamburger, giro del mondo, ristorante più food porn di Anzio. Perfetto. Ti porto con me a scoprire il ristorante più food porn di Anzio. No, no, lo so, no, era per sentire paradisia. Siamo da Cocchis ad Anzio. Iniziamo con una montagna di patatine cheddar e bacon. Per esempio, io mi mangio un piatto così, decedo sul posto. Magari. 100%. Sì, fammo mangiare morte istantanea. C'ho una fame, è proprio, questo è un format proprio super da Instagram. Sì, sì, sì. Perché queste cose vanno più forte con, cioè, con chi guarda i video, ma magari non ci va mai là. È sì. Più il food porn, infatti, è nato su sì. Internet come cosa contemplativa. Sì. Cioè, solo chi sta a dieta, tipo. Sì, sì, per chi guarda e rosico, magari godi, viene la culina in bocca, ma poi non mangia veramente quelle cose. Raga, che figura di merda. Cosa? Guardate un po', descrizione. ADV. Senza hashtag. Inserito però. Dopo. Sei sicuro? Palese. Senza hashtag. Elemento modificato. È l'unico in nero. Per non farlo vedere, no? Ma sarebbe l'elemento modificato. Là mi sa di sì. Ma infatti non c'è bisogno che lo metti come hashtag. Abbiamo trovato... No, non c'è bisogno, però mi sembra proprio... Sì, sì, l'ha messo dopo. Abbiamo trovato... Palese, sì. Ecco a chi poi... si riferiva, aveva detto, eh. No, questa cosa però è una cosa diversa. Questa è la cosa di cui parlavamo oggi e sono d'accordo 100% con Franchino. Grevissimo, però, che cazzo fa? Infatti l'ho detto pure in chat prima, ho detto lui è uno che, di quelli che ha modificato tutti. Quindi quella battaglia di Franchino è giusta, è sacrosanta. Vedete sto coso, gelato al pistacchio? Dove? Io su gelati divento terribile. Questo, sotto. Questo. E se ti dicessi che proprio davanti al Pantheon ha appena aperto la tua gelateria preferita, ci troviamo. Non puoi saperlo. Al Pantheon. Guardate quanti gusti artigianali qua. Bellissimi c'hanno. Potete forse scegliere di prendere qualsiasi cosa, tranne lui. Lui siete obbligati. Oh, Alea, faccio fatto bene sto coso, non mi farà più, Variegato alla marena, ma caramello non c'è salato scritto. E pistacchio no, Italy food porn. Assaggiamolo, ma prima si Mano, io per mo, raga, io sto dicendo che non c'è ADV scritto. In quest'altro qual era? Food porn di Anzio, c'era proprio all'inizio. No, no, ma poi, raga, cioè, oggettivamente, considerate la mole di video che fa, mi sembra pure strano che 400 post, 400 sponsor. No, magari su 400, che ne so, ce n'hai una buona percentuale, poi qualcuno rientra nella categoria di video che te fanno views e li fai. C'è il kebabino quello l'ho trovato. E subito dopo c'è pure l'altro kebab dei vacchi. Perfetto. Top. Uno accanto uno all'altro, dietro sì. L'altro, strano. Vediamo, hai mangiato uno smash burger? No, perché se non l'hai mai mangiato, io ti dico che sei praticamente obbligato ad andare in uno dei Golocious Sbamburger di tutta Italia. Supplied. Allora, Boni. Supplied significa che non ha pagato. Ok. Ce ne sono tantissimi. Quindi non è che è una DV, no. Ma penso che significhi proprio che è andato lì, non ha pagato. È quello che ha detto Voice. In cambio posto. Della storia. Cioè, sì, o, in cambio che, della o storia. Per amicizia o nel suo caso te, te fanno la storia. Quindi non è una sponsorizzazione. Non ha percepito un pagamento. Non ha percepito soldi. I commenti disattivati. Poi smesciare da loro gli hamburger. Aspetta un attimo, no? Umami. Questa è una buona pubblicità perché hai visto che Bacon de Cristo non era cotto come gli era stato cotto a Franchino. Era stato cotto molto meglio. Questa è una buona pubblicità. Ma non è che ci possiamo pure stupire, come hai detto tu prima, no? Ti arriva il tizio che sai che o te giudica, perché magari lo fa per lavoro, o te sta a far video sponsorizzato, la roba magari gliela fa un po' meglio, quindi non è che stiamo a scoprire l'acqua calda. Sì, sì. No, ma poi l'abbiamo visto nella bio di Matteo, cioè lui per lavora per questi. Sì, sì. E quindi per me se avremmo... non deve mettere a divisa azienda e suo certo. Collaboratore, non è che metto alla post del Cerbero stanno a fare tutti quello che dovrebbero fare, stanno a fare per quello che mi riguarda me per ora. L'unica cosa sbagliata e critica è il non far nomi, guarda, ritorno sempre lì, più vado avanti no, eppure quella sulla, è l'unica cosa critica. Ti ripeto, pure la battaglia di Franchino sul discorso delle sponsorizzazioni da dichiarare ci sta, stanno a fare tutti quelli che devono fare e la roba in nero quella deve ancora uscire fuori, cioè mo Franchino deve dirà deve scoperchiare sto vaso di Pandora, ok, è pure un'inchiesta che può essere figa, top, sì, però... Sì. Era più il discorso della shitstorm legata a non fare i nomi, un discorso che facciamo da anni, in realtà, mo che me ne rendo conto. Questo è un video, sì, confettatissimo, che fa una buonissima ADV al posto. Questo c'è da dirlo, ragazzi. Ah, okay, penso sia fattuale. Ok, allora Italy Food Porn è un marchio che è in comune. Ok, no, no, ma non che Golocious sia di Matteo, nel senso che
fanno fede al marchio entrambi, credo, no? Allo vediamo se marchio. Dice paradisiaco. Hanno detto comunque che era ovviamente il doppio smash burger con una valanga di cheddar. Ragazzi, io ve lo giuro che è una roba pazzesca. In questo caso Gianandrea, che era lì con me, se ne è fatto uno col pulled pork, così per gradire. Io vi straconsiglio di andare a provare un Golocious Bamburger un po' dove vi pare, perché ce n'hanno tantissimi, ve lo ricordo. Ma prima se... Cioè, mo te che dici buono, secondo me è per il montaggio e per come, per i colori, per come stanno presentando, no, il prodotto. E gli ha fatto bene, sì, gli ha cotto bene, era tutto croccante. Ma poi ti dirò, questa tipologia di pane a me piace, perché per quanto posso gradire il panino croccante, non tollero i panini, pure se sono belli e pieni, ma che sono grossi così, che una certa non gliela fai a mangiarlo. Invece quel pane lì, che comunque come lo tocchi diventa più piccolo, ti dà più la possibilità di morderlo, eh. Quindi alla fine non è una cosa che... L'ho cotto davanti, sì, mo dai, esattamente. Però è cotto di Cristo, è fatto di Cristo. Se noi avessimo visto il panino di Franchino cucinato sul momento, avremmo detto buono. Ripreso in questo modo, con questi colori, con quei suonini... Del coso che frigge. Il discorso è vero, poi ovviamente c'è pare che sto a parlare. No, è verissimo che cioè, il cinema gioca su questo. Però la pubblicità, il marketing. A voglia. In questo caso, ripeto, esattamente come prima ci ha avuto pure un trattamento di favore. Quindi chiaramente l'hanno fatto entrare in cucina per fargli fare questo video. Daranno, certo. Diciamo, certo. Un panino con tutti i crismi, bello glielo carico. Fanno Franchino bene, si è beccato il prodotto da sport, esatto. Di un cliente comune. Esatto. Questa che stiamo vedendo è tutta roba confettata, sì, tranne forse nel caso di Fois. Anzi, neanche Fois, sa, amico loro. Perché è amico loro, quindi gli avrà fatto un po' meglio. Sì. Quindi pure nel caso di Fois. Invece nel caso di Franchino, penso che sia stata una cosa giustissima. Non penso che sta di difendere nessuno. È il prodotto di un cliente normale da asporto. Sì. Io voglio solo far capire il mio pensiero. Non esiste la realtà. Non esiste la realtà. Esiste quello che la gente dice, delle cose che ha davanti, la percezione che uno ha. Siamo in una simulazione, quindi. No, non è questo, ma non esiste la verità oggettiva, ecco. Ah, ok. Non esiste, cioè, vabbè, è tutto come intavoli la cosa, per usare una metafora culinaria. Quindi, se Franchino avesse fatto un video completamente diverso, avremmo avuto una percezione diversa del panino. E ritorno al discorso, sti cazzi del panino. Però guarda, perché si sta parlando di comunicazione, di come reagisce il pubblico a delle cose che dici, di appunto che uno non facendo i nomi si va direttamente a pensare automaticamente a quello che c'ha più numeri, tutte cose reali che abbiamo osservato e continuiamo ad osservare. Ma qua abbiamo aperto un altro video di Fois. Peccato poi, guarda che peccato, perché ci sarebbe stato un modo di fan dissing fatto bene proprio a persone che magari hanno, che ne so, il panino che è fatto meglio. E magari va il cliente e ha fatto molto peggio, che ne so, su una lavola impostata, ci stavano molti modi. Sì. Peccato. Tu puoi ingannare la realtà e mostrarla meglio di quella che è attraverso l'arte della cinematografia, della comunicazione. È paradisiaco. Ciao ragazzi, ci vediamo domani alle 15. A domani ragazzi. A domani, ciao. Che squali, state arrivando! Registrando, merda, dove cazzo sono le cose? Tutti al bagno.